Ciao ragazzi, bentrovati, benvenuti per, diciamo, credo l'ultima. Oh, grande per l'abbonamento, bravo Lello, bravo, così si fa. Venite, ricordatevi, giusto che ci siamo. Chi ha l'Amazon Prime non gli costa niente fare il rinnovo, maledetti, nemmeno voi vi ricordate di farlo. Maledetti, ma senti, ricordamelo. Ricordati che devi subscribare. Memento mori, memento abbonamentum. Va bene. Ok, ragazzi, vediamo. Dunque, oggi è l'ultima sessione pre-vacanze mie estive. Poi le vostre, non lo so, vi arrangiate, vi rilassate. Ma io mi stravacco e non organizzo una sessione neanche morto. Poi al mare, solo le sessioni alcol. Di ping pong. No, sì, sì, ma che ping pong. Stavo per dire, dicendo, sì, ma quello thailandese. No, dai, di padelloni in spiaggia. Allora, sessione ragazzi, alcolica. Poi tra l'altro mi sono anche un po' goduto la... cercherò di non fare spoiler se non l'avete visto, il nuovo He-Man. Ancora a vederlo? Bravo. Non ti dico nulla. Poi ti farai le tue robe, poi ho partecipato a un po' di... Taccio, quindi che così non vi spoilerò un cazzo. Poi, no, no. Poi mi direte cosa ne pensate. Dimmi solo, è bello o meno? Allora, non male se non lo guardi come i men e i dominatori dell'universo. Cioè, okay. Se lo guardi come cartone a sé stante. Ok? Che non c'entri un cazzo con quello che hai visto da bambino. Che non c'entri niente con quello che... Non è male. Il livello di animazioni è... È veramente buono il livello di animazione. Bello. Il livello di animazione sì. Il resto, dimenticati che sia I Men e i dominatori dell'universo. C'entra un cazzo. Io invece forse qua mi dirò il resto non te lo posso dire perché spoilererei, quindi... Le ire di molti, ma io ho apprezzato Castlevania. Cioè è partito, vi dirò, così. È vero, ma è cambiato. È partito che all'inizio era troppe pantomime psicologiche dei personaggi, però effettivamente è cresciuto poi ed effettivamente alcune robe te le sei godute più verso la fine, anche Alucard. Infatti. Alucard soprattutto diceva chi è questo Edge Lord del cazzo che sì, infatti. E basta. Invece devo dire invece che alla fine sì. Non è stato male. Devo dire, in Castlevania ho apprezzato la romance fra i due personaggi. Anch'io, perché era molto realistica. Cioè, una romance realistica. Niente buttato in faccia, niente di sopra le righe, normale, come potrebbe essere un ragazzo incontro una ragazza, ci si trovano e poi si scoprono di stare bene insieme. Fine, nessuna roba di tipo l'amore che salverà l'intero universo, sì, infatti, no? Quelle robe lì per... E dall'altro lato invece molto poetico, dall'altro lato invece, perché è proprio tenuto bello terra-terra, ma realistico. Molto... Allora, ma detto questo, non siamo qua, credo, poi me lo direte, no, perché non ci sono bardi nel gruppo, quindi non siete qua... Ah no, ce l'abbiamo, sì, è vero, cazzo, Merrick... Non sei qua per flirtare con Auril? No, sono è un bardo che ha fatto tutto fuorché il bardo. Infatti non l'ho sentito molto cantare qua sopra. No, perché il barbaro lo vedete voi come il pagliaccio. In realtà il barbaro è... Il bardo. Mi spiegate perché è non ha mai fatto il bardo, perché pensavo di essere un barbaro. Esatto. Sbagliato. Vado in ira e canto. È un bardo che ha fatto ha vissuto, ha girato. Sì, no, sono d'accordo. No, è che da me non l'ho mai visto quello che fa il coglione. Da me il bardo era quello che ci provava con qualunque cosa di solito nei miei tavoli. E non solo. Ah, sì, beh. Ho avuto anche chi flirtava con la vampira che gli stava tirando via il sangue dal collo. È rimasto con due punti ferita, era rimasto. Massimali, 2 HP massimali è rimasto.
sono io, allora sono un druido bardo. Sì, tu effettivamente sei tu il più druido il del druido gruppo. Farfallone. C'ha la bestia comunque interiore che chiama. Allora, veniamo un attimino dove siamo rimasti, perché vorrei vedere un attimo di proseguire, visto che la serata è l'ultima pre-vacanze e quindi vediamo di renderla fruttuosa. Dove sono rimasti i nostri eroi l'ultima volta? Sono rimasti che hanno trovato il cadavere di Nassel Antomir. L'hanno ammazzata, portata a fine eterna senza troppa fatica. E hanno iniziato a porre un po' di domande al professor Scant. Detto questo, hanno deciso di completare l'esplorazione dell'isola, cioè hanno fatto il giro dell'isola, e siamo rimasti che stavano approcciando al lato est della dell'isola, qua, dove avevano visto all'inizio che c'erano delle aperture nelle colline, nella montagna, diciamo, nel rialzo dell'isola. Non saprei come dirla meglio. Quindi siete lì davanti alla base della montagna. Chiamiamola montagna perché poi non è una montagna, sarebbe un intero iceberg che la cui punta in cima è più sollevata. Quindi è bello Mirko che fa le pubblicità su Twitch come se la gente non riconosce che è se stesso, no? Che si incensa dicendo no, non hai anche chiesto date dei vantaggi date un livello, fate livellare il bardo, no? Che si merita un level up. Cosa, io non lo guardo proprio qua, perché ho ancora voi credete, cioè i Mona, come se avessero 5 anni, voi dite, cioè dei vecchi rincoglioniti. Oh, mi sembra di essere all'elementari, ragazzi, cioè non lo so, veramente. Oddio, sto male. Oddio, sto male. Va bene. Allora, aspettate che abbasso un po' qua, che è un po'... Allora, vi ritrovate alla base della montagna, dell'isola, sul fianco est. Di fronte a voi vedete Grayskull, era un po' per quello che mi era tornato in mente i men, ve lo dico, perché vedete davanti a voi il castello di Grimskalle, di profilo, e sul fianco della montagna si aprono alcune, vedete che ci sono alcune aperture nel ghiaccio, più che nel, vorrebbe dire, nella terra, nel ghiaccio. Cosa fate? Esatto, domanda. Io ti tiro un percezione nel dubbio. Nel dubbio mi percepisci. Se riesco a trovare la mia scheda, perché l'ho persa. Ok. Non so come ho fatto. Ecco, allora, non so se avete notato il tentativo di Adric all'inizio di scrivere qua. Secondo me è una bella funzione che si usa poco. Però quella che ti traduce le lingue Fantasy Ground in automatico, per cui se scrivi in nanico, ti scrivi, quelli che non capiscono vedono solo la scritta in nanico. Secondo me è carino, sì. Molto bene. Ascolta una cosa, io discuto con i soci per chiedere una cosa. Vogliamo entrare cercando di non farci notare? No, una cosa che infatti volevo chiedere... Abbiamo noi la possibilità di... Uno di noi si poteva celare? Io non ricordo. Abbiamo qualche incantesimo di qualche tipo? No, vero? Io ho la possibilità di... praticamente offuscare. Di non farci notare. Sì, no, non intendevo. Giusto per ricordare, attenzione, giusto per ricordare poi a Bremen. Attenzione che Pass Without Trace, il muoversi senza essere visti, è un offuscamento... Ok, sì, cioè non è che in piena vista uno ti vede, cioè non ti vede, perché se io mi muovo all'aperto, allora facciamo così.
cioè, non è che fai così o non mi vedi più. Cioè, devi avere qualcosa con dietro cui nasconderti. Ascolta, ti appoggio una mano sulla spalla e ti dico: ma tu hai possibilità di evocare qualche animale invece che possa. No, ancora il falco. Ok. Guai, quanto ti dura? Cos'è? Non mi ricordo più cosa avevo. È come, è dura quanto la tua trasformazione in animale? Ah no, era il Summon Beast, no, il tuo, mi sa un'ora no. Un'ora? No, un'ora no. È già andata. No, perché avevate fatto tutto il giro a nord. Beh, se applica le regole di Tash, lui potrebbe usare il Trova Famiglio. Può usare il Trova Famiglio, però dipende se gli conviene, perché gli consuma una trasformazione animale. Poi deve vedere se gli conviene. Ah, però è il circolo della luna. Chiedati infatti se riuscivi a fare un qualche animale che potesse andare dentro a fare una palestrazione per noi. Comunque ti dico, nel momento in cui vedo che esce un po' di gente, più di uno, è la volta che uso la trama ipnotica, quindi vi avverto che posso fare un... No, intanto gli chiedo questa cosa. Posso evocare ancora un altro animale? Infatti pensavo a una lince, che potrebbe essere un qualcosa che si nasconde, una lince... Una domanda off-game me la faccio a Michele. Queste... evocazione, no? sono incantesimi, ma incantesimi di che livello? Secondo. Poi ce l'ho di terzo. Perché è quello di Tasha. Non vorrei... è quello di Tasha, Non vorrei fare metagame, barra power play, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi aspetto sempre che prima o poi un combattimento arriverà. Se tu ti stai consumando gli slot incantesimi, tutti, fosse uno direi vai fallo sti gran cazzi, però l'hai già fatto. Beh, l'ha usato in combattimento, poi che tirasse uno a ogni roll era un altro discorso, ma lì... Era quello lì l'ha usato in combat. Vabbè, la settimana scorsa... La settimana scorsa era proprio... Speriamo che non capiti la stessa volta questa cosa che oggi. Pensa che questa volta potrebbe fare una creatura che entra in questa grotta. Non facciamolo sentire male, tipo dicendo, guardate, statisticamente era come se aveste combattuto in tre settimana scorsa. Va a fare un giro. LOL. Aspetta, anche l'altra, Sono due lunedì di fila... che su 10 tiri 6 sono 1. Cioè, io non lo so, però nel dubbio. No, io pensavo per quello volevo fare una lince. Adesso non so. Ci vuole una vedere... Tanto per cominciare ci vuole una creatura che veda il buio, perché qua dentro almeno a mia faccia una cosa, guardando dall'esterno sono ovviamente scure, immagino. Non vediamo. Vedi un'apertura che entra nel terreno. Ok, allora dico una cosa. Dai tiri che avete fatto, non vedete niente di più. Allora dico una cosa, avviciniamoci fino alla apertura più vicina, tenendo profilo basso, naturalmente, e dopo decidiamo da farsi quando siamo lì davanti. Intanto buttiamoci un'occhiata dentro. Percezione. Sì, li ho visti. Sì, li ho visti tutti. Allora, io voglio fare una cosa invece molto più intelligente. Mi voglio girare verso Velin. E voglio chiedergli se lei ha, perché io adesso in termini moderni ti direi una videocamera, non credo che c'è Evelyn con noi, non riuscirei ad applicarlo in termine fantasy questo concetto, quindi però cerco di dire a Evelyn se lei dispone di un qualcosa che ha la facoltà di poter permettere di vedere dall'esterno qualsiasi cosa che noi mantiamo più avanti o all'interno di una determinata zona. Vediamo, sto andando a vedermeli perché se così fosse io potrei andare a Giorgetto, gli piazziamo sto coso in testa, tanto che muore Giorgetto, sti cazzi lo ritiro fuori. Vorrei forse la tigre dei denti a sciabola, posso evocarla? Per me va bene, Percipation 3. Ma più casino che noi, Mona, cosa fai? La butti dentro qui? Vabbè, la tigre dei denti sciabola non è che fa casino, hanno stealth. No, ho capito, però è grande. Sì, ho capito, però è grande. Ho capito, però potrebbe... L'idea è quella di... che cerca di non farsi notare. Ti rispondo, un attimo. E in più, però, potrebbe attaccare... Va, c'è. Okay. Io vi ho detto... Ho cose per il gruppo, che poi magari non riesco a usarle, però... Se escono in gruppo dovrei riuscire a contenerne un po'. Anche per evitare, cioè il discorso della trama ipnotica che vi stavo dicendo è per evitare che facciano bordello, perché quello è il mio concetto. Cioè non vorrei che mi uscissero, scatenassero l'allarme e ci troviamo dietro 12 giganti del gelo, Aurin e... No, quello gradirei evitarlo. Come volete.
per perdersi allora, il bello del combattimento. Se volete io posso evocare, però l'unica cosa che consiglio è evocare un qualcosa non solo di piccolo, ma che ci possa anche aiutare poi in caso di combattimento. E pensavo... Allora... Che dite? Ti dice... Secondo, vediamo prima cosa dice no, questa... al momento no, avevo a disposizione alcuni... scroll per lanciare alcuni incantesimi di divinazione, ma li ho usati per rintracciare Nas. Nas, tuttavia, stavo dando, l'ha preso, non mi ricordo chi l'aveva tenuto, il spellbook di Nas Lantomir. Mi sa lei, perché nessuno di voi se ne faceva un tubo. No, io mi sembra che l'ho preso, ma non me ne facevo un tubo comunque. Perché volevo capire, perché se lei aveva... Perché è l'unica che ne... No, io non so se l'ho preso... No, lo prendo adesso. Comunque ero quello che lo volevo tenere, ma più nel dubbio che per... Sì. Mi serve. Dice, no, al momento no, era... Nel senso che se c'è qualcun altro che mi dice che lo vuole, non è che sto lì a... No, era... Nas era più esperta in divinazione. Io so... Se l'abbiamo lasciato, perché avevamo mezzo più... dubbio... ad alcune pergamene. Quindi è no la risposta, non ce l'ha. Non ha un qualche cosa tipo chiaroveggenza, occhio del mago. Qualcosa di più, qualcosa di più, genere. Di più semplice, diciamo, tra virgolette, per voi maghi, quello che è. Rendere invisibile qualcuno, ce l'hai? Questo lo posso fare. Capacità. Questo lo posso fare anch'io. Sono okay. Più del tipo che... Quindi che ne dici se qualcuno di noi entra? Però, come ho detto la volta scorsa, per poter passare dall'alto, vedi, ho necessità di dover prima riposare. Vedi, Nano, sto cercando di tenere un profilo basso, diciamo politicamente corretto. Mi è chiaro che tu non apprezzi il tipo di arte magica che io perseguo. Pertanto mi sono trattenuta, non che sappi, mi avrebbe fatto estremamente piacere, di aver risollevato il cadavere di Nas Lantomir per poterci fare da guardia del corpo. Ah, ti sei fatta degli scrupoli, no? Questo ti fa guadagnare dei punti. E quello sarebbe stata la mia soluzione per mandare qualcuno in avanscoperta. Ma al momento no. Una cosa. Beh, allora facciamo così. D'ora in avanti ti dico che le circostanze possono alle volte, come dire, soprassedere anche le regole più ferree. Molto bene, ne terrò conto, Mastronano. Vai. Richiedo ai compagni, ma vogliamo solo andare a perlustrare e poi ci riposiamo qua? Non abbiamo tempo materiale per riposare in questi posti, secondo me. Perché questo è molto importante. Perché il nostro compagno ha bisogno di riposare per farci salire. In caso. Se vogliamo salire con... E se noi vogliamo entrare da questa parte, come abbiamo già detto... Vi ricordo che erano circa le 4. È presto per riposare, eh. Fare il riposo esteso... Certo. No, il sole entriamo. Comunque è già calato. Entriamo. Il sole è già calato, sono le 4 del pomeriggio, ma tradotto, non vi beccate i benefici di un riposo esteso finché non andate avanti ancora un po', quindi... Cioè, perché non vale la roba del... Cioè, il beneficio ne trai una volta ogni 24 ore, il beneficio del riposo esteso. Non è che dormi, combatti, dormi, combatti, ma Ho solo ho solo un incantesimo di terzo livello, visto adesso. Avviciniamoci. Cosa faccio? Palla di fuoco. Avviciniamoci. È bello lanzarle, purtroppo finiscono. Sembri quello del meme del, com'è che si chiama, dell'ARP che faceva Lightning Bolt. Io mi avvicino. Ok. Molto bene. Voglio dare un'occhiata. C'è poco da fare. Allora, io lo seguo da distanza significa 4-5 metri, e sono pronto, non è che preparo niente. Voglio arrivare fino alla, diciamo, all'apertura, in modo tale da poter gettare dentro uno sguardo. Anch'io. Ok.
Io sto dietro di loro. Se succede qualcosa, intervengo, ma non preparazione. Ah, è una cosa. Attenzione, fermi tutti. Prima di fare questa cosa, io però... Ma usufruisco... Il mantello. Appunto, usufruisco del fatto che io ho... che presto ce l'ho pure... equipaggiato, se no, okay, questo qua, allora se mi fai un tiro stealth. Ti dirò, in questo caso, visto che vi state muovendo su neve e altro, direi che puoi tirare normale, cioè non hai... Disguise self, cosa posso fare esattamente? Ti puoi travestire. Da, esattamente? E quello me lo devi dire tu. No, ho capito, ma cosa implica? Assumi l'aspetto. Travestimento. Allora. Anche razza cambio? Metti su un costume molto realistico, cioè mettila così. Quindi è quello che faccio io. È quello che fa. Ma io lo faccio meglio. Lui lo fa fisico. Anzi. Lui lo fa fisico. Tu ti applichi un ologramma davanti a te. Tu applichi un ologramma davanti a te. Ok. Intorno a te e assumi l'aspetto che vuoi. È un ologramma il tuo. Stai pensando il tuo di diventare il gigante? Perché se era quello la risposta è no. Non puoi il gigante. Ah no, gigante no, non ho capito, puoi, perché la non taglia variare, è troppo... Non puoi variare di... Sto pensando se c'è un qualcosa qua che potremmo... Deve essere un Edgar Abito. Niente, non è... Ma stai cercando di entrare? Voglio trovare una maniera per camuffarmi un po' meglio per entrare. Ho una domanda. Visto che avevo anche questo. Noi abbiamo conosciamo l'immagine di Auril? Adesso vediamo. Ma noi non potremmo accamparci tipo fino a mezzanotte, quando vediamo Auril che se ne va fuori dalle balle, entriamo nel castello, così siamo sicuri che non c'è Auril. Capito, così. Però entriamo comunque in un posto che non sappiamo se è o meno sicuro, di conseguenza. Quindi noi vogliamo usare questo tunnel. Aspetta, io sto cercando di... Allora, l'aspetto fisico no, non lo sapete. Cazzo. Aspetto fisico, me... no, non lo sapete. Stavo andando a cercare se c'era la simbologia, quello del simbolo di Auril, che non me lo ricordo. Ma il simbolo, cioè l'aspetto fisico, no. Che siete tutte delle bestie che non studiavate da Chirichetti. Allora, volevo capire. Allora, fatemi un esempio, fatemi capire. State andando a vedere intorno a questo buco. No, intanto andiamo lì al buco, ok? E ci gettiamo dentro lo sguardo per vedere effettivamente se è stata una caverna, di una grotta, se è già una frana che l'ha già chiusa, perché per quello che ne so potrebbe anche non essere accessibile. Chi va al buco? Che poi gli altri lì... Vado io. Aspetta, Flavio, ti faccio l'ultima domanda. Vai, poi, vai. Sappiamo se per caso Auril ha qualche considerazione positiva verso qualche tipo di animale, mostro, creatura in generale, che non sia necessariamente il rock? E se è solo il rock, un cucciolo di rock, il volatile, quanto può essere grande? Allora, fammi un religion. Allora, guys, posso farlo anch'io? Allora, io... Se vuoi, sì. Allora, questo è per il rocco in generale? Tutto in generale, è la conoscenza del. Allora, in genere, le creature che. Allora, Auril è tendenzialmente una divinità solitaria. Ok, non ama la compagnia. Tuttavia, le creature, esseri di cui si circonda, tendono a essere creature resistenti al freddo e che hanno, come posso dire, prosperano nel gelido inverno, ok? Qualunque genere di creatura ami l'inverno. È le creature che più di cui ama circondarsi Auril. Un cucciolo di rock probabilmente è large in termini cazzo di gioco. Cazzo. Forse appena uscito dall'uovo è medium. Cioè intendo dire proprio sì, neonato. Così.
medium. Ok? Ripeto, da adulti è, immagina, delle aquile, delle aquile che nella zampa si piglia un elefante. Perché stavo pensando, visto che prima Bremen stava pensando di fare la tigre, evocare la tigre, potesse evocare un rock. Non credo che la possa evocare così grande la bestia, eh? Però no. No, infatti la volevo, volevo che la facesse la versione da cucciolo. Allora, veniamo a noi, quindi, però. Si avvicina dentro, Adric, si avvicina Adric e Bremen andavano al bus. No, sì. Allora, sì, mi fate uno stealth entrambi. Io sono dietro di 4-5 metri. Sì, sì, quindi... sì, sì, perfetto. Non... Gli altri io, considero che stanno... Io fiancheggio, sì, io fiancheggio Henry. E... Anche se sarebbe stato più sensato che fosse entrato io. Ah, io mi tiro naturalmente prima per di... Bello stealth alto, però dopo la fine... Ma però sì, loro sono i più resistenti. Non mi tiro niente perché non l'ho detto. Sì, no, però se imbrocco lo stealth non entro in combattimento. Ok. Allora... Non dovrei avere svantaggio perché ho il coso, giusto? Che mi recupera. Io praticamente rotolo e faccio una frana. Sì, tutti e due. Cioè, il tiro più alto è 8 tra i due, eh. Cioè, tra i due il tiro più alto è 8. Giusto per fare metagaming. E quindi stava. Iniziate a guardare all'interno della buca, il buco nel terreno, e notate che è una non è così profondo all'interno e sembra essere una tana, e direste che sembra essere una tana di Yeti. Il motivo per cui sembra essere una tana di Yeti è perché uno Yeti all'interno della cava si gira, vi vede e si incazza. Tiratemi l'iniziativa. Molto bene. Uno Yeti? Yeti. Bene. Cos'è andato male? Tutto. Prima volta che succeda. Io la tiro con iniziativa. Con vantaggio perché sapevo già che finiva male? No, tiri con normale. Cioè, evidentemente non vi avrei mai dato il sorpresa. Però... perché io sapevo già che finiva male, infatti. Cioè, dice... Non so perché, ma qua prevedo merda. Io ero a 4 metri e gli dicevo a Kane, va, 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 che adesso finisco nella merda. E io ti rispondo, vabbè, è una facile scommessa. Io ti rispondo, è la volta buona che forse il nostro caro Adric impari qualcosa. Che cosa? Oh, i burlini, allora... noi, perché noi burlini siamo persone semplici. E faccio proprio il verso di Adric. Ah, ti sono andato piano piano la critica all'alieno, ma è riuscito. Cazzo, nessuno di voi si muove mai, figa. Scusa. Lucubrare ore di giocare, cosa fa? Tu non sai che ti sto prendendo in giro. Il master adora i personaggi che fanno accadere cose, vanno bene. Soprattutto se brutte. Allora, tra l'altro, Boni, fatemi descrivere un attimo la scena, perché quello che vedete è che esce fuori scoppiando da dentro la tana e sentite degli altri intorno a voi dei richiami. Io faccio breve. C'erano tanti Yeti o cuccioli di Yeti. Mi sa che questo questa è la è un accampamento di Yeti. Questa è la vendetta per il cucciolo di Yeti soffocato in uno zainetto. Cazzo, ce lo meritiamo di morire oggi. Meritiamo di morire oggi. Io ho una grande idea invece, voi che parlate. Ma questo Yeti è grosso? Non c'è problema, ci penso io. Beh, è uno ho Yeti. Ho fatto il danno e lo sistemerò. È uno Yeti, per cui è grosso a prescindere. Dici master, cosa dobbiamo fare? Detto questo, non so, l'avete vista la mappa? Perché mi risulta uno di voi non ce l'abbia aperta. Io ce l'ho. Non so perché non vedo Merrick con la mappa. No. Ce l'hai aperta? Sì,
il combat. Boh. Allora, selezionato tutti i personaggi. Allora, e tocca effettivamente il primo ad agire è il nostro buon mezz'uomo. Che poi sembra sempre denigratorio, mezz'uomo. Ma no. Invece comunque, no. Comunque è piccolo e compatto. Istantaneo beffa crudele su di lui per dargli lo svantaggio. Una volta che non ho svantaggio su stealth, no, capisci? Mi viene da pensare di tanto posso anche provarci a tirarlo, no? Tiro saggezza, tiro saggezza. Hai fatto su 4 saggezza. Col dado, quindi cioè certo. Cioè io pazzesca ho fatto cosa. Allora. No, è che non mi sono tirato la guida, sai che culo. Ecco, occhio. Da master so stronzo su ste robe qua, che se uno si lancia guidance per fare stealth, o lo fai prima di approcciarti prima alla devo zona, farlo. Sennò infatti, dici chiaro. Oh Moradin, aiutami a essere silenzioso. Ma infatti ho detto non l'ho tirato apposta per quello. Perché hai fatto bene, perché sennò, hai fatto bene. Allora, beffa crudele. Ok, non siete sani con i punti ferita, non tutti. Non infatti tutti, ben tutti. Per quello vado subito a dargli un debuff. Beffa crudele ed è un tiro salvezza su saggezza. Io parto tiro, subito con un debuff. Poi mi dici. Di sicuro con 3 non l'ha passato. No, ho 15, quindi boh. Direi che gliene manca un po'. Allora, aspetta un attimo, perché è 2 di 4, ma in realtà l'ho fatto solamente per il secondo effetto. 2 di 4. Vabbè, 4 danni e ha svantaggio al primo tiro per colpire. Sì, ho fatto per quello. Ah, ok. Se no è lì proprio attaccato. Mamma mia, che tiro di iniziativa di merda che ho fatto io. Allora, Kapanuk. Tocca Kapanuk. Giustamente. Cioè, fa l'antica rito di preparazione per la battaglia dei Tun Lakalaka, che è Lakalaka. E va in furia e carica. Bam, gli si piazza davanti. Come cazzo si fa se sono per ultimo? Fa... Questo mi sa che è preso. E il secondo mi sa che è un preso e un miss. Cazzo, sono 3 di dado, direi... Sì, missato il secondo. Vabbè. E gli fa 12 danni. Quindi, comunque schifo non fa. Ricordo che questi sono tutti danni gratis per averlo preso come di trama l'NPC. Quindi, per me è tutta roba guadagnata. Bremen, tocca a te e sta uscendo. Cioè, io ve l'ho messo lì, la buca fa conto che sia sotto di lui e sta uscendo, tirando, cercando di artigliarvi. Vedo che posso. No, non posso fare nulla per far cadere qualcosa addosso. No, ma è una buca piccola, eh. Cioè, fai conto una piccola tana all'interno del ghiaccio. Dentro sarà un paio di metri dentro, non di più. Vai. Che abbia conoscenza, gli Yeti hanno paura dei fulmini. Gli Yeti hanno paura dei fulmini. Fammi un natura. Diresti che non lo sai, non ne hai idea, non ne hai mai avuto allora storia. Così, guarda, evoco comunque la tigre che ci dà una mano a combattere. Ricordati che sei in corpo a corpo, col bestio. Guarda che possiamo anche scappare, Bremen. No, se scappiamo questo crea allerta tutti, questo deve andare giù veloce. Li ha già avvisati gli altri. Sì, ma deve andare giù veloce che... Sì, che dopo facciamo gli altri. Forse può essere che magari più avanti c'è qualcosa di interessante. Vabbè, però ho vantaggio per colpire? Cioè, in senso, essendo sul buco? No. Allora, Renna, sai cos'è? Più che altro che se muore evochi la tigre, quindi
Se è una comunità, però. No, ma se muore non ci segue. Magari gli altri ci nascondiamo. Non ci e non mi ricordo, dovrebbe essere. Se no, questo ci insegue. Ce l'ho, ce l'ho. E se li porta ce l'ha il template? Sì, Saber, eccolo qua. Allora, e vedi. Posso dirgli di attaccare anche? Mi pare di sì, che parte dell'azione del. Non è detto che ci segua perché potrei bloccarlo, è quello che intendo dire. Allora, no. Che vedo quanti numero di attacchi. Beh, io lo blocco comunque, voi fate quello che volete. Allora, il. Te lo dice, ha un numero. No, 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 ha un numero di attacchi pari a metà dello spell level. Quindi, se hai usato l'incantesimo di secondo, ha un attacco. Un attacco. Tu hai fatto allora, il Summon Beast. Summon. Quello sì, di secondo. Di secondo. Ok. Dove lo volevi evocare? Perché l'ho messo lì a fianco a te. Non so se lo volevi. Sì, è il modo che possa portare l'attacco. Comunque. Ok. Ba, 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 vai. Ba, ba. E. Eccolo qua. Allora, prima. Caldo per colpire. Che ha un più. Niente. Dovresti. Il tiro per colpire. Due è il tuo spell attack modifier. Allora, più 7. E fa un di 8 più 6. Critico. Critico, quindi 2 di 8 più 6. No, aspetta, però è la tigre critico. Questa, giusto? Sì. No, fa 2 di 6 più 5. No, non hai evocato la tigre. Ti ho chiesto se hai fatto il Summon Spirit, il Summon Beast di secondo o quell'altro di terzo. Summon Beast. Summon Beast di secondo evochi uno spirito. Il beast questo evochi il vabbè, questo evochi. Spell. Sto, pensavo di evocare l'animale proprio. Però è lo spell di terzo quello là, eh. Quello è Conjure Animals. Quello è Conjure Animals. Conjure Animals. Allora a me va bene, nessun scusami. Problema, però è di terzo lo spell, però è di terzo. Okay, è giusto per distinguerli, perché entrambi evocano delle bestie, eh? Faccio sì, esatto. Allora, okay. No, evoco il Conjure Animals. Allora, esatto. Aspetta un attimo, delete token, delete this token. E Saber metti a... Todded Tiger. Sì, Sabertooth. Allora. Non c'è, perché non c'era Saber? Ce l'ho. Non capisco perché se cerco Saber non veniva fuori, se cerco Tiger viene fuori. Ok. Perché hai il tag. Non è il nome, è il tag. No, non credo, no. Allora, aspetta che le do il tuo tiro di iniziativa, le do alla tigre. Dov'è che me l'ha messa? Me l'avrà messa come mostro. Perché la tigre con i denti a sciabola in inglese dovrebbe tradurre sabre e non tigre. Infatti, ma l'ho messo. Saber. Ma allora, tu hai fatto 16 di iniziativa. La metto appena dopo di te. Allora, e ti do la scheda. Bam. Se ce l'hai già, bam. Che così. Sì, ce l'avevo già. E però, così è anche una large, questa qua. Ok. E perciò. Può fare Claw, giusto? Puoi fare gli attacchi che ha la bestia qua sopra. Se vuoi, siccome conosci la bestia, se vuoi la puoi invocare un pochino più indietro in modo che faccia la carica e gli che salti addosso. Faccia la carica, sì. Ok. Cioè, fa conto che tu la evochi tipo qua dietro, la evochi tipo qua dietro, fa tu e arriva in corsa e gli salta addosso. In questo caso potrebbe fare sia il morso è Saber tutti e due o Dead Tiger. Sì, ho cercato Saber e non me lo trovava, non so perché. Allora, no, devi fare l'attacco. Devi fare l'attacco di Claw. Okay, se esatto. Colpisci, faccio il bite. Se colpisci, fa un tiro salvezza. Se non lo passa, bonus action e fai anche il secondo attacco. Okay. Ed è prono. Ecco, io avendo fatto critico sarebbero 4 di 6. Il tuo sarebbero 4 di 6 più 5. Cos'è che allora faccio? No, ho sbagliato. Scusa, cancella.
stavo mettendo il più 5. Vabbè, 3 di 6, vabbè, sì sì, non è un problema. Mi sa colpire, almeno più 5. Allora, più sono 17. E intanto me li segno. E in più, saltandogli addosso, con DC 14, se no cade indietro. È pronto. Ok. Cosa hai fatto adesso? Attacco quello? Allora, deve fare tiro salvezza su forza. CD 14. Non lo passa. È prono. Gli fa il secondo attacco con il morso. Obsession. Vi ricordo... Ah no, perché vedi, questa era l'altra bestia. Quindi niente, come non detto. No, devi fare il tiro per colpire. Oddio. Prima. Aspetta, sì. È vero. Ah no. E invece sì, è preso. Ah sì. Yappa. Ritiro o tiri buono? No. Vabbè, se vuoi tiro buono, va bene. 9 e altri 9 danni. Era media, quindi non mi sa male. Era una media. È messo male. Inizia a essere messo male questo Yeti. E sono due turni. Ed è un turno. Non avete ancora finito il primo turno. What? Aspetta, ed è prono. Giusto. Ed è prono. Quindi ha svantaggio. No, abbiamo vantaggio allora, a colpire. Gli attacchi a distanza svantaggio, però. Che sì, quello. Infatti volevo ringraziare molto la Tigre che ti ha di Michele proprio per questo motivo. Che ti ha messo di profilo il bersaglio. Allora, invece che ho svantaggio, mannaggia chi so io. Io vado a prendere qualcosa da mangiare, anche io mi ho fatto venire fame. Ah, aspetta che non ti ho messo qua Giorgetto. No. Non ti ho messo Giorgetto perché non hai Giorgetto fuori al momento. Non ce l'ho. Giustamente. Beh, suona male questa frase. Non hai Giorgetto fuori. Eh no, perché costa. Non ce l'ho fuori. Costa slot rievocarlo. Va bene. Allora, questa frase contestuale. Farò un dado di fuoco con svantaggio. Vai. Preso. Allora, i miei 2 di 10 più il di 8. Porca troia. Cioè, ti tiri fuori media però, eh. Sono altri 18 danni. Da allora, sì, muore. Bam. Con svantaggio, ragazzi, eh. Con come svantaggio. Dire. Attenzione. Quindi cosa fate gli altri che vogliono agire? Allora, tocca a Velin. Alla faccia di Michele l'ho ucciso con svantaggio. Allora, oh. Velin non le piace la situazione, per cui si porta un po' più avanti nel mezzo. Lo rievoca perché no, dice che è andato troppo per... Lo tira su e lo usa come... Ah, io ti faccio subito un perception per vedere se... E fa anche lei un perception... Io te lo faccio per vedere se si avvicina qualcuno richiamato. No, 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 Boni. Sì, siamo ancora in turni, in combat, ah, okay. Proprio. Pap. Ok. Senti, Velin vi dice... Ce ne sono altri. Adric. Ce ne sono altri? Bene. Allora, dovresti descrivermi un attimo quella situazione. Sergio, allora, noi siamo adesso al momento, siamo davanti alla grotta di questo... Davanti alla grotta di questo. Ok. E ce ne sono altri, quindi vediamo le altre grotte, immagino. Vicino a voi magari non le vedete direttamente perché sono buchi nel terreno, però sì. Ora, la mia domanda è questa. Se io frapponessi fra noi la nostra ideale via di fuga, un muro di fuoco e proviamo ad arretrare tutti quanti e ce la scappiamo? Più o meno sei già dove sei, però... Posso farlo 60 feet largo... È un'altezza di 2 metri. Diciamo che la via di fuga è giù di qua. Però voi cosa ne pensate? Ripetimi.
frappone fra noi e la nostra via di fuga, un muro di 18, aspetta, cos'è? Ho detto 60 piedi, quindi cos'è, 18 metri? Sì. Mi sembra, no, mi sembra stupido se non li vediamo. Ci conviene andare via. Ok, andiamo via. Se li vediamo, mi dovrei fare un perception. No, se vuoi, no, se li vediamo, vuoi... non posso scastare un cazzo perché non lo casto in corsa. Però è attivo l'usare il perception. Se me lo vuoi proprio. Userà la tua skill usare il perception. Sarà il tuo turno usare il perception. Uso perception. Ok, vai. Io sono full di slot. Scusami, perception. Vai. Lo vuoi open o... Puoi anche farmelo open, no, no, non mi importa. Due. Tanto è basso. Infatti, no, no, non vedi. Cioè, se, intravedi movimento intorno a te, cioè percepisci del movimento, ma non riesci a focalizzarlo. Dove sono gli altri? Cosa facciamo? Scappiamo! Movimento, dove ti vuoi spostare? Più lontano possibile in direzione di dove idealmente dovrebbe essere la potenziale via di fuga. Penso andrò verso Kane, quindi a sto punto. Sì, dove farci? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fra Kane e Velin. Ma l'uscita dov'è? A destra. È sempre a destra l'uscita. A destra l'uscita, potete osservare... Sì, se fosse uno shot em up sarebbe sempre a destra comunque che devi andare. Shot ok, tocca agli Yeti. Sentite dei movimenti e all'improvviso si palesano intorno a voi, perché ovviamente non sono più non sono steltati. Cioè, uno se voleva fare il muro di fuoco è stato sconsigliato. Questa me la legherò al dito, stronzo. Che vuoi? Mi faccio subito. Nel mio turno te lo dico. Faccio stealth per colpire il nano alla schiena. Sì, bravo. Così non lo posso neanche più castare. Posso farlo ad anello. Ma dove anche lo castavi? Sono tutti. Ad anello, torna a noi, pirla. E moriamo dentro. Ma Dioca. Ma lo vedete voi adesso. Cosa... Tanto non hai visto da dove. Lo facevi ad anello e noi dopo come uscivamo? Non uscivamo. Ma Dio santo, cioè, ad anello fuori da me, Monega. Scusa, eh. Però ricordatevi che c'è sempre una cosa positiva in quello proposto dal Merrick. Barbecue, comunque. No, aspetta, male che vada. Tu devi fare un muro di fuoco con noi all'esterno, circolare mentre sì, loro si avvicinavano, considerando perché... che tu sei l'ultimo ad agire. Vabbè, era mio turno. Niente, era mio turno. Scusa, all'interno. Ma avete impedito di farlo, quindi... Io non ho detto niente. Allora. Vabbè, amen. La prossima volta faccio quel cazzo che voglio e fine, Mona. Cioè. Merrick, tocca a te. Io non ho detto niente. Io domani avanti comincerò ad agire al di là dell'idea del party. Perché il nano ha capito che qua si va a morire. Sempre e comunque. Merrick. Sì, sì. Adesso lo vedete, sono proprio polemico in game, con il nano. Ecco, sempre a criticare noi, vero? Noi guerrieri! Capaluk, allora, fagli vedere quel cazzo che siamo fatti. Metamorfosi su di me. Questa gente è diplomatici del cazzo. Fai il giant ape? Sì. Allora. Sì, vado di... Ma la trasformazione e ho anche un attacco, vero? No, consuma la tua azione. È la tua azione la trasformazione. Il primo round... Lo passo tutto a trasformarmi. Puoi muoverti, però. Ti giro il link, no, del. Perché... Ti giro il giant ape. No, perché il mio obiettivo era quello di infestare quello a destra per liberarci la via d'uscita. Puoi spostarti, ma. Aspetta, che lo. Come al solito non li centro nei quadretti. Dimmi dove vuoi andare, perché diventi large. Ah, in combattimento con il tipo mi porto. Col 6, Yeti 6, perfetto. Ma sì, gli perché vai... tanto... Perfetto. Ti ho girato le stelle. Ah, no, mettiti... Ce l'ho. Mettiti gli hit point come temporanei. Come temporanei dei tuoi. No, Bremen no. Sì. Cioè, Bremen ancora non ti sei trasformato. Se poi ti dovrei trasformare... No, è la tigre. No, ma la tigre mi... la tigre non è punti temporanei tuoi. La tigre è la tigre. No, dico a Merrick perché si è...
trasformato. Vedete che il piccolo mezz'uomo inizia a battere violentemente, ritmicamente sul suo petto e fa... E diventa una... sono bellissimo. E diventa una gigantesca... cioè tipo... Merrick spacca! Sì, l'unica maniera per diventare forte è diventare grande. Allora, sono ancora in tempo per cambiare il movimento e andare verso il nano. No, però hai diritto a una palla di merda gratis. Cioè, tipo, sai quelle da scimmia? Deh, tiè. No, perché è polemico. Allora, io sono il mio personaggio. No, sei una testa di cazzo. Allora, ok, Merrick Agicto. Kapanuk. Kapanuk se ne batte i palluk e carica quest'altro. Aspettate, sempre la solita, non li centro con i quadretti. Allora, vedete che sorride e sbada fondamentalmente. Preso. Cazzo, missato, di nuovo. Vabbè. E malino, cioè solo 8 danni. Va bene. Yeti 2, 8 danni. Ok. Bremen, tocca a te. Allora, lancio la tigre che però non ce la fa. Sì, sì, ha 20, sono giusti 20, 20, 20 questi, eh. Questo, vero? Questi sono giusto 20 se vuoi fare la roba del pounce. 4 4 2, cioè no, aspetta un attimo. No, 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 non è vero. Scusami, devono essere 4 quadretti. Questi sono 2. Però puoi, può sempre fare la manovra del 2 indietro e 4 avanti. E poi si lancia. Fa così, va indietro e poi e salta a scosso. Bon. Vai. Senti, ma io con la concentrazione posso fare un cambio? Sì? O perdo... No, la, no, il cantrip lo puoi fare. Ok. Allora, mi sposto. Allora, intanto, aspetta, intanto attacco con la tigre. Ok. Preso. Sì. Preso. Sì, sì. Adesso faccio... Tiro già il... faccio già il check, io. Niente, niente... stavolta resiste all'impatto, però, questo Yeti. Dov'è la tigre? È la S. 9. Ah, ok. 9 danni. E in più io 5. Mi sposto qua così. Sì, ma... Ok, comunque per essere a tiro per fare il Produce Flame. Occhio che cilici sono un po' di incrostazioni ghiacciose, eh. Occhio che sopra... Sì, nel senso, voglio cercare di tenermi un po'... protetto, cioè ok, ok. Queste... Tipo, sì, ti metterei tipo qua, perché sì, lì dietro. Adesso... Ok. Tanto nel durante gli puoi lanciare l'incantesimo. Fammi il tiro per colpire. Quindi sempre quello del preso, sempre lo stesso che ha attaccato la tua tigre, giusto? Sì. E sono 2 di 8. Vai. Come, ah sì, 2 di 8 è il tuo Produce Flame. Sono altri 7 danni al 5. Ok. E iniziano. E se li piglia. Poi Kane, tocca a te. La creatura ferita adesso da Bremen è il... Allora, quella da Bremen è vicino a quella, alla S. Dove c'è la S è dove l'ha mandata la tigre. Ok. Tieni conto che allora, da lì un po' fai fatica a vederla, Ok. Fai conto che siano dei passaggi rocciosi, cioè non è roccia, è ghiaccio dove vi siamo messi. Non è, vabbè, non basta è... che faccio 5, 10, 15, 20. Se faccio 20 feet la vedo. Sì, da lì nessun problema. Da lì nessun problema. Ok, dardo di fuoco. Vai. Allora.
Oh, cazzo. Oh, cazzo. Sono 4 di 10 e 2 di 8. Porco zio, con un cattrit. 23. E sono anche sotto media, avendo tirato 4 di 10. Più 2 di 8. Fammi tutto. 23. Porco più 14. Zio. 37 di danni. 37 danni con un cantrip, ma vaffanculo, va. Grande salvo. Allora, 37. Non è morto. Non ancora, è molto, messo molto male. 47. È messo molto male questo qua. Quello... lo vedete dal pallino rosso, eh? Non so se avete notato, eh? A Fantasy Ground, se ci passate, se mettete la manina sotto il dove ci sono i pallini in basso a destra, c'è un pallino che se è verde vi dice che è messo bene, poi via via vi dice quanto è ferito, Tocca a Velin. Tocca a Velin e questa situazione non le piace per un cazzo, questa roba qua. Non le piace per niente. Ma io vi credo una cosa. Ma intendiamo sfondare in una sola direzione? Io sto già sfondando. No, o vogliamo farli fuori tutti, è quello che tanto dire. Vogliamo solamente liberarci la strada e andare fuori dalle palle. Merrick ti ha risposto con vedi che io sto liberando l'uscita. Poi... una volta che ci riesco, poi vedrò cosa faccio. Intanto voglio liberare l'uscita. Non ho le idee chiare. Allora, Velin ha visto messo male, quindi farà questa roba qua. Avanza. Quindi nessuno mi risponde a questo punto. Ok. Combatti, nano, per ora. Cerchiamo di ucciderli e farci strada. Io che vorrei fare una petizione a Flavio, voglio che l'ape di Merrick sia un Kongalala. Quindi devi attaccare con scoregge. Ovvio. Allora. E sei tutto rosa. Sappi che sto giocando, ho finito almeno la storia di Monster Hunter Stories 2. Sì, di tanto lo vedo che ci stai giocando. Perché è tutto rosa? È perché il Kongalala è rosa. Perché no? Fermi, allora. Torno subito. Allora, prende. L'unica roba è che sono due di questi. Sono altri 9 danni. Cioè, gli ha fatto la mano spettrale di nuovo. Velin. Altri. A quello ferito. A quello ferito. E lo uccide. E via. Dam, e lo uccide. e si rintana dove prevede di essere protetta. Faccio un'occhiata di intesa verso Velin, tipo... Allora... Io ragazzi, i miei NPC agiscono da NPC, secondo la roba. Kapanook ha l'intelligenza di una nocciolina. Velin ragiona su chi attaccare. E poi Kapanook ha più tendenze di un... come si chiamano? Gli Slayer nanici. Quindi ha una certa tendenza suicida. Allora, Adric, tocca a te. Mi sposto fra... nello spazio che c'è fra i tre qui. Ok. E casto un muro di fuoco qui. Che colpisca questi due yeti, praticamente. Ok. Allora... è una retta, praticamente, che corre fra loro due. Non cioè è 60, necessariamente quindi... una retta, il muro. Sono sì, quadretti... potrei fare... fai in modo... Sfrutta il terreno per fare in modo di bloccarli. In modo che non possono venire avanti. Ok, allora facciamolo così. Cioè, vedi una però voglio colpirli anche.
Sì. Quindi bisognerebbe fare tipo così. Fallo, può fare a S il muro di fuoco? Cioè sì, sì, ma sopra... ci cammina sopra il muro, il fuoco, Cioè, non è che... Okay. Allora, quella aspetta un attimo che ti farò così. Enter drawing mode. Colore. Rosso. Dammi qua. E quindi... Diciamo che ti sottraggo qualche quadretto perché... Bam. Fiamme qua. Muro di fiamme. Allora. Ok. Però volevi già colpirli o no? Domanda. Adesso sì. Vabbè, lascialo lì, va bene così. Sto no, pensando però, vabbè, se... basta descrivere... aspetta un attimo, Ah, lo blocco lì così, intanto. Tiro questo muro, cioè... in modo tale da fermarli. Non ha importanza se ci passano dentro. Ok, non ha importanza subito. Se... L'importante, l'importante... lo Yeti 4, secondo me, lo becchi anche. Cioè, tipo, tirerai una roba così, blam, lo becchi. Vai. Per lo Yeti 4 deve fare, che cos'era? Allora, devi fare su destrezza, se non vado errato. Così vado bene? Lo dico subito. Sembri nudo, però va bene. Sono diventato rosa. Se vi trovo su destrezza con la mia... Che è 15. È 15, sì. Non lo passa. Ok, allora si prende 5 di 8, li tiriamo. Ok. Ho tirato veramente sotto media. Allora, 1, 2, porca puttana. Danni al 4. Vabbè. Ok. Bonus buona. A posto? Potrei tirare un cantrip. No, perché... È concentrazione. Sì, ma bonus action... Cioè, è comunque una azione. No. È un'azione, non è una buona... Dovrei tirare la bonus action, ma non posso perché sono spell. Niente, vai. Allora. Tocca agli Yeti. Allora. Lo Yeti questo qua... Allora... Un, due, tre, quattro. Allora, uno Kane, due Adric, tre Velin, quattro Bremen. Uno Kane. Mi fai un tiro salvezza su Costituzione. Allora... Direi che non lo passi. Aspetta un attimo che voglio dire una cosa. E direi che comunque non ci riesco lo stesso, no, va bene. Perché avevo lampo di genio. Allora ti becchi 7 danni da freddo. E sei paralizzato. Porca bello. Paia. Vedete che ha fissato il suo sguardo su Kane e l'ha paralizzato. No, aspetta, non a Yeti 2. Quale Yeti? Lo Yeti il 2. Poi, aspetta, ti ho messo paralizzato, Exit drawing mode e... dopodiché lui farà due attacchi e li fa tutti e due su Kapanuk. Uno. Allora è un 12 e un 16. Mi sa che il secondo prende con tutti e due. Prende con tutti e due. Allora. Porca troia. Non è così tanto. Oddio, fa 9. 9 danni a Kapanuk con questo, perché la parte di freddo la dimezza lui. Ok. E il secondo attacco. Troppo 5. Se lo dimezza.
No, perché è fisico e freddo. Ah, fisico e freddo. E altri 9. Dobbiamo farli avvicinare a Kane. Se lo colpiscono, okay. È un critico automatico. Ok. Bam. Bam. Yeti 2 ha fatto. Yeti 3. Quando era e quando cominciano, quando attraversano? Com'era la roba del muro di fuoco? Ce l'ho qua davanti, lo dico subito. When the wall apart, ok. Finiscono il turno. A creature take the same damage when it enters the wall for the first time on a turn or ends its turn here. Ok, decisamente non finisce il suo turno lì. Okay. Allora, vedi che si allontana. Fa tutto il movimento. Vedete che si allontana, salta e si aggrappa qua sopra. Ma non fa altro. Cioè si è arrampicato là sopra. Il Yeti 4 scappa. Allora, aspetta, quanto ha? Ok. Vabbè, tecnicamente voi non lo vedreste dov'è, però vabbè, facciamo che lo vedete comunque. Scappa, inizia a girare intorno anche lui. Allora. Strano. No, no. Bremi aveva fatto una domanda, ma non era fulmine la risposta. Penso che allora non sia proprio il loro elemento più gradito. Allora. Yeti 6. Beh, mette mena, anzi, però, de novo. Quanto sono intelligenti queste bestie? Intelligentissime. Quindi, 1, 2, 3, 4. Usiamo lo stesso dado da 4 di prima. 2. Adric, mi fai un tiro salvezza su Costituzione? Va bene. Passato. Di mezzo o no? Arrivo subito. Allora, ricordami che adesso tu sei immune all'effetto dello sguardo, degli Yeti. Okay. Per 24 ore. Per 24 ore non ti fanno un cazzo. Sì. Allora, e due attacchi a Merrick. Allora, mi devi ricordare tu, Merrick, quanto ha di classe armatura lo scimpanzone? 86. Beh, 25 direi che ti piglia. No, ho 86. E 8 direi che ti manca. Quindi ti prende con un attacco. Però cosa mi chiedi se sei già? Perché sei utile quanto un terzo culo. Quindi, sono onesto nel dirti. Allora, 13 danni. Segna 13 danni al tuo... Minchia, ho visto che 157 mi esce fuori dal frame dei tuoi punti ferita temporanei. Mi esce dal frame dei punti ferita temporanei. Devo allargarlo quel frame. Allora. Ok. Gingo. Allora, tiro io. Ha resistenze la tigre dai denti a sciabola? Beh, lo guardo io, scusami, che so scemo. Non ha resistenza al freddo, però, mi sa. No. Allora, si becca un tot di danni dallo sguardo. Dopodiché il ciccio la carica. E gli fa anche due attacchi.
Allora, quanto ha di classe armatura, ricordamelo? 12. E 52 punti ferita. Non più 52. Allora. Aveva, preso e preso. Mi sono 13 e 8, quindi altri 21 danni alla tigre. Tigre contro tigre. Contro tigre. Ok, è messa male la tigre, eh? La sta sì, malmenando. Sì, la sta malmenando. Ok. New round, Merrick. Guarda, sono indeciso se ritrasformarti cercare un dialogo o tirargli due pugni. Le due cose non sono mutuamente esclusive, eh. Faccio i due pugni. Che sono un dialogo. Allora, primo tiro. Onesto. Colpito? Sì. Sì. 4. Allora gli faccio 22 danni. Porca troia. Beh, qua è scimmia contro scimmia. Qua. Esatto, una sfida tra... questo è vediamo chi ottiene il primato fra i, fra i primati. Qui è il montante. Di due. Cazzo, ho dimenticato, con la tigre a denti, contro la tigre aveva pure vantaggio. Vabbè, chi se ne frega. Secondo no, attacco. Ho fatto critico, ma è fuori. Non vale, così impari a tirare nel cazzo. Ma l'ho tirata no, l'ho andata in cima e tornato sotto. Se non la molli qua sopra, fidati che non l'hai sganciata in questo cacchio di riquadretto. Così impari, maledetto. Sembrano come i tiri, quello è caduto ai 20. Sarebbe stato 20. Quando cadono dal tavolo li segui per tutta la piazza. Voi non vedete i tiri che sto facendo? No. Devi mollarlo. Eccolo lì, lì. Va bene. Preso comunque. Sì, ma li ho fatti tutti così, solo che questo me l'ha tirato, gli altri no. Sai cosa? Che se lanci forte rimbalza se va fuori dalla chat. No, non rimbalza fuori dalla chat, dipende nel il momento in cui molli. Secondo me tu lo molli troppo presto sotto. Altri 18 danni. Guarda come si tira, to. Altri 18 danni. Questo l'ho scaraventato. È messo male. E ora faccio il terzo attacco. Sì, di culo. Fa male. Dipende. Lo scimmiotto, Kapanuk. Kapanuk per una volta non andrà di attacchi incazzati. Ma io sto pensando, quello che è un barbaro, giusto? Mm-hmm. Ira. Tu quello che stai pensando? Esatto, perché non vai in ira? È già in ira. Infatti te l'ho detto che si incazza e va. Cazzo. Ah, adesso è entrato in ira? Sì, anche al round prima era in ira. È al round prima perché non ha dimezzato i danni che ha preso dal... Perché invece di considerare che ha 69 punti ferita, gliene considero che ne ha 69 e non di mezzo. È la stessa roba. Altri 6 danni al suo Yeti. Cioè, tecnicamente è la stessa roba, perché se no... Allora... Perché ho le stat da NPC, non ho le stat da PG, cioè... A livello 7 non esiste che hai 69 punti ferita. Altri 6 danni. Perfetto. Altri 6 danni allo Yeti 2. Beh, diciamo che è messo piuttosto bene ancora lo Yeti 2. Sta incassando colpi, Kapanuk, eh? Perché è uno contro uno, lui. Bremen, tocca a te. Allora, faccio attaccare la... Vai. Tigre fino all'ultimo, perciò vai indietro e poi risalta. Occhio che se vai indietro si prende l'attacco di opportunità. L'attacco di opportunità e muore probabilmente questo giro. No, allora l'attacca, semplicemente. Col morso presumo che è quello che fa più male. Sì. Porca miseria. Preso comunque. E va di... Bite, giusto?
Beh, quello che... Allora, no, forse no, ti conviene comunque Claw, perché Claw è 2 di 6 più 5, l'altro è un di 10 più 5, statisticamente è meglio il 2 di 6 comunque. Altri 11 danni. Al Yeti 7. E mo' lancio la tempesta io. Era intonso questo. E io faccio... con lightning. Ok, su chi lo evochi all'inizio il con lightning? Lo evoco qua sullo Yeti 7. Sempre quello lì. Questo. Tieni conto che ti do sempre che mi devi fare così e poi rientrare, eh? Cioè devi spostarti e rientrare, okay, per vederlo, eh? Sì. Ah, una cosa, notate che sopra di voi il cielo diventa vabbè, non lo notate perché è comunque sera, effettivamente. Però sentite. Oddio. E cade un fulmine sullo Yeti, sullo Yeti qua sotto. Con Bremen che alza le mani al cielo e fa. Tu in particolare. Vai. È un tiro salvezza? No, è tiro per colpire o un tiro salvezza? Non me lo ricordo mai, il con lightning. Con lightning. Mi sa che è tiro salvezza e di mezza, non nel caso. Esatto, sì, su destrezza. Tira già i danni che così vediamo se di me tanto se di mezza o no. Fa uno, quindi non di mezza. Di destrezza? Se mi trovo vero? Su destrezza. Su tiri di colpire. Più 7 si tiri di colpire, no? Cioè sui danni, no? No. Anche perché non è dato da 20, eh. Comunque, 17 danni fatti al... che bene non gli fanno. Non so se state notando, ma state iniziando a... siete saliti di livello di potenza, rispetto al... a quando lo Yeti singolo vi faceva il culo. Vi picchiava, non faceva il culo, ma... Allora, Kane, tocca a te e mi devi fare di nuovo il tiro di salvezza su Costituzione. Allora... Ah, lo sta facendo alla fine del turno? Yep. O all'inizio? Salvo alla fine del turno. Chiaro, perché lui è incapacitato, giusto? Sì, questo turno l'ha perso. Sei libero? Perché sennò non avrebbe effetto. Ricordamelo anche tu, immune agli sguardi degli Yeti. Per 24 ore. Visto questo, quando ho finito l'attacco abbasso lo sguardo. Vado che non mi attacchi. Ok, tocca a Velin. Dai Velin, scegli. Velin fa una rapida osservazione del campo di battaglia e decide di aiutare Kapanuk, perché Kapanuk è il lato debole al momento, per come lo vede lei. E quindi vedete di nuovo che lo schierato che sondaggio che sarà voi. Sai! Prova, vediamo. Colpisce. E di nuovo un raggio scuro colpisce la creatura e la avvolge. Ok. Uno, due, tre. Sì, non è facile, penso. Ok, e... bon. E questo, e lei ha fatto una roba. Adric, tocca a te. Descrivimi la roccia che ho di fronte. Cioè, quanto mi ci vuole per arrivare fino allo Yeti? Allora, non è impossibile, puoi anche saltare e atterrargli sopra. C'è un po', siccome sono ghiacciose, c'è un po' un rischio di scivolare qua sopra, eh. Vabbè, quello che voglio fare è arrivare praticamente a affiancare la tigre in modo tale da fronteggiare lo Yeti. Allora, ma fare la tigre fisico. La tigre ci arrivi facendo 1 2 3 4
5. Ok, perfetto, allora faccio il giro proprio alla Shalamalai, anche perché non ho nessun vantaggio, penso, a scavalcare questo coso ed arrivare giù veloce. Però era scenico, ma... Okay. Bello. Vai. Ok. Un attacco sano. Attacco che va lontano. Ah, scusate, vabbè. Ah no, non tocca ancora gli Yeti, giusto? Quindi ho fatto giusto. Vai, 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 vai. 15, preso. 20, cioè, preso. Dieci danni. Ok. E? Inizia a essere provo messo male. Provo a sparare un Told the Dead. No, come Told the Dead? Ah, no, scusami, che cazzo sto dicendo? Bonus action, aiutami. Bonus action non hai, non hai evocato l'arma spirituale. No, infatti, arma spirituale, madonna santa. Stasera continuo a sparare cose a caso. Arma spirituale. E non sentirti in difetto che il muro di fuoco ha fatto perdere un round, forse due, sì, agli altri due. Quindi si è salvato, eh. Vediamo un attimino, quindi non... E continuo a pensare a Told the Dead invece che l'arma spirituale. Non ah, so perché non te l'ho chiesto, ma ovviamente ho presunto che la direzione del muro di fuoco sia questa. Cioè, sì, sì, beh, chiaro. Il caldo. Allora, sì, sì, implicita proprio questa. Perfetto. Cosa. E se vuoi fare qualcosa con la bonus action, puoi fare qualcosa con la bonus action. No, ma volevo tirarla prima. Adesso sto pensando se vale la pena. No, no, ok, sto qua, non c'è nessun problema. Lancia una cura alla tigre. L'avevi messa male. Sono messo male anche io. Ti sei messo male? No, male no. Dai, ha 17 ferite su 78 punti ferita. Messo male è un'altra roba. Ok, niente, va da così. Resto in the fashion. Allora, Yeti 2. Non voglio sprecarmi nessuno. Insomma, possiamo sopportarlo di ancora. Nuovo. A sto giro il nano non lo vede. Farà un 2. Ma non mi vede, giusto? No. Te sì, no, te si ti vede. È il nano sopra. È lo Yeti quello sopra in alto. Ah. Ma io sto guardando lo Yeti 7. Può guardare. Non importa, non è che deve. Non ci deve essere contatto per sta roba qua. Allora. Però sto giro mette anche Kapanuk. Quindi Kapanuk va al 4. E fa 4, ovviamente. E quindi tiro costituzione di Kapanuk. Che se ne batte le balle e gli dice: cazzo guardi, stronzo, cazzo fissi, pezzo di merda. Gli dà una testata sul naso. Cioè, lo vedi che lo fissa e lui lo fissa di contro e dice: ma allora, vieni qua, facciamo brutto, porca troia. Attenzione, crittone! E gli fa... Aspetta, Boni, tanto è critico di merda. E comunque è la metà di questo. E quindi siamo a 7. E devo toglierne altri 2, altri 3. Quindi 4 danni gli ha fatto. Però. Allora, dov'è? Kapanuk, altri 4 danni. Kapanuk sta comunque pigliando, eh. Secondo attacco. Miss. E non lo piglia. Mia cara miss. Allora, Yeti 3. Giusto così. Ma cosa allora, fatto Emilina, Yeti 2? È una bella domanda, se volete saperlo. Allora, Yeti 2 corre, bam 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 bam, si tiene, vedete, si tiene ben lontano dal muro e poi arriva qua davanti a Kane. Non attacca però perché non fa in tempo. Yeti 4 invece, allora lui farà 55. Lui farà tutto il suo movimento e arriva qua. Però non riesce ad attaccare perché ha corso.
Allora, Yeti 6. Allora, Kapanuk non lo vede. Quindi farà 1, 2, 3. Il 4 è Merrick. Di nuovo concentra lo sguardo su Kane. Ma sono immune. E sei immune, e quindi non ti fa niente. Dopodiché, due artigliate su Merrick. 19 piglia e 25 piglia, quindi ti fa 7 più 11, 18 danni. Intanto è una botte di punti ferita. Dimmi quando scendi sotto i 100. Bello dire, no, dimmi no, quando scendi sotto i 100. Sotto i 100, ho capito bene. Hai a 157 punti ferita temporanei. Cioè, non avete capito, lo potete mettere davanti, è proprio come un pupazzotto. Allora, 150 è una un GS altissimo. Ma cazzo, io che si vede il livello del okay. Cazzo, io ti ho fatto attaccare con la tigre, porca puttana, ma era paralizzata in teoria, va bene, non importa. No. Allora. Kane era l'unico paralizzato che io ricordo. Era Kane che era. Ah, è vero, se l'aveva, si era salvato. Allora, sguardo sul nano. Che sono immune io. Che se... non importa. Ho capito, loro non lo sanno. Sguardo sul nano. Te lo dico. Infatti, io te lo dico, tu mi hai detto ricordatelo, io te lo ricordo. Infatti, te lo ricordo. Sguardo sul nano, ti guarda. Okay. Senti una certa influenza su di te, che però non fa presa. Dopodiché, un attacco sulla tigre, un attacco sul nano. Attacco sulla tigre. Missa. Attacco sul nano. 20. No, missa. Bloccato. Cioè, gli artigli dello Yeti. Sei forte. Devo ammetterlo. Ma non abbastanza. Allora, Merrick. Io lo cerco di colpirlo di nuovo. Vadi, signor mezz'uomo. Preso. Aspetta un attimo che guardo come è messo. Fammi un tiro per volta. Tirami danni. Tipo, se fai 23, è morto. Ok, questo l'hai... tipo... BAM! E senti shock, cioè proprio il pugno... la testa che gli si incassa nel torace, cioè tipo... Cos'è il pugno alla Bud Spencer? Esatto. Gli sono scoppiati i piedi. Esatto. Kapanuk è messo male, vero? Kapanuk non è messo benissimo ed era da solo contro uno Yeti, adesso da due. Si può fare il movimento e il secondo attacco? È certo che si può, è per quello che t'avevo allora detto. Allora lo faccio perché ho anche un... Quanto ha di movimento lo scimpanzé? Non lo so, ma abbastanza. Sa che qua, beh, 40 feet. Sì. Arrivi qua, che da qua puoi attaccarli, sì. Entrambi, Hai un attacco, sì. Scegli tu su qua. Questo, lo Yeti 2, quello a sinistra, è quello che ha addosso una strana aura scura di un incantesimo lanciato da Belin. L'altro è pulito. Infatti, ma sono feriti tutti e due? Sono feriti entrambi, però... Allora io vado sul 4, che è quello pulito. Sì, cioè non ha incantesimi addosso, è il pulito. Preso. No, pensavo che avesse il pelo più candido. No, un po' bruciacchiato in realtà. Porca troia. Questo va da estate. 7, 6, 4, beh, una buona media. Sì, in effetti ti ci vedo proprio la roba che arrivi, gli arrivi addosso, proprio lo prendi per un corno e gli fai BAM! Così. Vedi Mirko, tu fai PG complicati, quando in realtà alla fine della fiera... Quelli fai più danno quando devolvi, no? Kapanuk. Ma il prossimo party devono essere 4 barbari. Cioè allora... proprio insieme a Barbarian Knights per la serie. Il prossimo party voglio prendere lo spunto da un mio amico che vuole fare un party di solo chierici e ci chiameremo gli A-Men. Ah, oddio. Scritto tipo A-Team, ma A-Men, no, A-Men. Certo. Allora, Kapanuk
vede messo peggio lo Yeti 4. E quindi Kapanuk farà i due attacchi sullo Yeti 4. Con l'incazzatura o senza l'incazzatura? Direi che siccome potremmo tirarlo, Master, visto che non lo sa. C'è l'intelligenza di una nocciolina. Portata. Ma non è ancora messo così male. Va con l'incazzatura. Quindi tirerà con vantaggio tutti e due. Allora, anche perché non ha senso tirarne uno e non tirare anche l'altro. Mi fa tutti e due sul 4, eh. Il primo prende. Volevo vedere se gli esce un crittone, era solo per quello. Cazzo, ci è andato vicino con due dadi, per, però 18 no. 18 e 19, ci è andato vicino. Quanto è stato utile portarsi Kapanuk appresso? Allora, in ogni caso, sta combattendo con due Yeti? Secondo me, ecco, parte questo danno che ha fatto 5 e 5. Che merda, cioè, vedi, devi stare zitto, cazzo. Ma Kapanuk non è lì per fare danno, è lì per prendere botte. Sono punti ferita temporanei nostri. Inizia a essere messo male, il 4. Il 4 inizia a essere messo male. Ok, Kapanuk ha agito. Cioè, sono due forme selvatiche di Bremen, Kapanuk. Due no, una. Una. Una forma. Una fatta bene. Sì. Una intera di Bremen. Una intera di Bremen, sì. Allora, Bremen, occhio. Allora, davanti a voi si è palesato un altro, Un altro. Adesso io voglio fare una cosa. Innanzitutto, la tigre può attaccare. Allora, benissimo. Mi facci... Ah, una domanda, scusami. È a concentrazione il evocare la bestia? Ma la spell? Anche la metamorfosi sarebbe a concentrazione. No, la chiama la spell? Sì, ma la metamorfosi lui non l'ha castata. Conjure Animals. Conjure Animals, sì, è a concentrazione. Conjure Animals. Tigre. Concentrazione, un'ora. La tigre non c'è più. Scusami, perché la metamorfosi non è a concentrazione? No, metamorfosi è a concentrazione, ma lui non si è trasformato lui. Polymorph. No, non parlo di Bremen, parlo di Merrick. Ah, Merrick sì, cioè, però non sta lanciando robe a concentrazione. Però sta prendendo botte anche. Hai ragione. Concentrazione anche Polymorph, è vero? Polymorph, hai preso botte, giustamente. Mica, se no sarebbe veramente, cioè, best incantesimo ever. Hai ragione, fammi un tiro di... fammi due tiri con la... costituzione dello scimpanzé, eh? C'è tanta roba rispetto alla tua. Io posso farmi un... fair play, Master. Ispirazione basta. Un'ispirazione bardica. Mi verrebbe da dire no. Ma è cosciente quando è polimorfato della sua... Non può suonare, come fa? Non penso. Oh, vado a prendere, ragazzi, arrivo subito. Oh, per Playmaster comunque, devo stare zitto. Allora, fammi dei tiri di fammi dei tiri di costituzione con la costituzione dello scimpanzone. E quindi senza ispirazione bardica. No, perché non puoi cantare, cioè non puoi parlare, che cazzo di ispirazione bardica ti dai? Lo scimpanzé col violino in mano. Esatto. La fa a posto, vai, secondo passato anche il secondo, sei ancora in forma bestiale. Bremen, quindi dicevamo, Bremen, dicevamo, sei in la tigre non c'è, quindi decidi cosa vuoi fare, perché quando hai evocato il fulmine è andata via la bestia. Volevo chiederti una cosa: se io mi trasformo, il mio incantesimo rimane? Certo, è una delle combo classiche, forma animale più con lightning. Posso trasformare?
In uno scoiattolo? Sì. In un Gold Dragon Wyrmling? Se fosse una bestia, sì. Puoi trasformarti in un Gold Dragon Wyrmling travestito da orso. No, un orso travestito da Gold Dragon. Visualizzato come una BMW. Ah, vabbè. Quello era il nido del cuculo. Dimmi, cosa ti vuoi trasformare? Stavo pensando se... Tanto, hai una fulminazzo a... Allora, ecco, l'unica roba, occhio, che però trasformarti è una bonus action. Io da master lo trovo un po' stupido che poi non puoi usare... Non puoi convertire una bonus action cioè una action in bonus action. Mi sembra un po' stupido questa roba qua. Cioè, perché... Dico, perché un druido non della luna potrebbe lanciare il con lightning e trasformarsi in bestia nello stesso turno, ma un druido della luna non lo può fare. Poi non attacchi, però lo puoi fare per me. Sì, se ti trasformi non attacchi. Cioè, io ruolerei così, ragazzi, perché secondo me non ha senso che il circolo che è più specializzato fa più schifo perché, in questa cosa perché, qua. Perché tecnicamente sei specializzato nella trasformazione, non nel castare il call lightning. Quello sì, però trovo stupido che poi non puoi usare l'azione per trasformarti. Hai capito? Se no anche... Come si chiama? Anche Adric potrebbe fare la spirit weapon con l'azione. Ma è una colazione in modo si tiene, che ne so, scudo della fede. Ma no, lì ci sarebbe la limitazione di due spell. Dicevo adesso ipoteticamente, adesso ho detto la stronzata per dirti. Tipo, mi sono incasinato per quello. Se no, dai, dimmi. Posso trasformarmi in basilisco o soffro il freddo? No, è una creatura magica. Non è. Devi. Creatura animale. Quindi. Tra l'altro, voi siete di settimo, quindi terzo. Quindi te lo dico io in che cosa ti puoi trasformare. CR3. Ti puoi trasformare CR3 tipo bestia. Ma l'orso polare? Allora, potresti trasformarti in una killer whale. Così, a terra. Scorpione gigante. Stavo pensando, ma... no, faccio un Winter Wolf. È di secondo, però, il Winter... No, terzo. Challenge, Winter Wolf, Large, a 75. Però Winter non è una bestia. Allora, è magico. Puoi fare l'Awakened Moose. Awakened Moose è tutta sta roba strana. È Bullwinkle per chi aveva. Dai, una bestia distorcente, una bestia alla fine. Non scherzo. L'Expecto Patronus. Awakened White Moose. È un alce. Ok, va bene, mi piace. È un alce di versione terzo livello di Icewind Dale. È l'alce Super Saiyan. Esatto. Ti porti la lista delle bestie di terzo livello, così sei pronto la prossima volta. Vai. Tieni conto che ha sempre quelle robe, anche questa qua, che se si muove di 20 quadretti ha il vantaggio, ha robe carine. Intanto scarico i miei, però non posso attaccare. No, allora non usi il fulmine, dai, a questo round facciamo le robe equilibrate, dai. Questo round niente fulmine, vai. Perché non puoi fare la roba, attacca come bestia. Attacco come bestia? Mm-hmm. E allora attacco lo Yeti. Sì, l'unica roba che puoi fare in più è che se vuoi puoi andare indietro.
indietro e poi caricare. Tanto quanto ha di movimento 40 feet. Ruolo che il Muz non ha alcun problema sulla roba ghiacciata. Fottuti ungulati. Perché gli ungulati. Vado sullo Yeti, ce la farà. Il 3. Ah, quale? E non lo sa. Batterla. E vedi preoccupato. Vabbè, no, non si preoccupa. Decidi tu quale vuoi andare. L'altro è su Kane, eh. L'altro. Ah. Ok, no, vado allora Yeti 3. Scusami. Carichi, non lo carichi. Lo carico. Allora, vedete, fa cloc 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 indietro e poi lo carica. Te l'ho girata la scheda? Sì. Ok. Preso. Colpito. Sì. E multi attack praticamente questo. Perché mi dice attack, weapon attack più 6 to hit? 2 di 8 più 4 io devo tirare. Yeppa! Più 13 più altri 2 di 8. Perché? Perché è la carica. 33 danni. E poi ha il secondo attacco. Questo fa male come bestia. Stiamo dando giù mafordate comunque. Vediamo se è vivo. No, questo è ancora vivo. Sono 33 danni. Secondo attacco colpito. Zoccolata, direi. Altri 9 danni. Sempre allo Yeti 3. Fa male questo. Sì, è la carica. La carica fa altri 2 di 8 di danno. Però ogni volta dovresti fare 4 quadretti indietro, 4 quadretti in avanti. E che bestia è? È il Muz incazzato di Icewind Dale. Ah, una cosa. È di Icewind Dale. Allora, fatto. Aspetta che me lo salvo questo qua, che così lo tengo qua da qualche parte, che così me lo ricordo. Allora, Kane, tocca a te. Non sei più paralizzato. Non sei paralizzato. Ti tolgo il paralyzed. Ce l'hai, hai davanti a te un brutto scimmione incazzato che però appena ti sblocchi vedi che il tuo buon druido l'ha incornato e zoccolato. Poi allora master, io faccio un passo indietro così ti do l'attacco di opportunità. Gli dai l'attacco di opportunità che lo Yeti 3. Vado una casella di fianco a quella di Vellin. Ok, intanto tiro per vedere se ti colpisce. Sì. 11, non ti colpisce. Ok. Anche te. Fatto. Così da lì posso fare il dardo di fuoco senza lo svantaggio. Assolutamente sì. Metti 6. Preso. Un quasi critico. Che quando critta avete visto che escono fuori... 7. Vabbè, questo per una volta un attacco da... voglio dire, è un po' bassino, ma più da cantrip. Dadrick. È messo male. Avrei voluto farlo. Allora, però tocca a Vellin. Puoi evocarlo? Ma non lo sto tirando fuori il giorgetto per un paio di piedi. Allora, ma ragazzi, a livello di meta ci sta che non tutti scarichino sempre tutto. Kane ha usato un sacco di spell nei combattimenti scorsi. Adric non ne aveva usato un cazzo. A questo giro ha usato lo spell. Gli spell Adric o Bremen. Cioè, il mio dado di fuoco sono due spirito che poi prendiamo. Allora, Vellin non vede. Fatto di buono spirito Whippo, che una volta che è giù. È forse la mia miglior spell da quel punto. Allora, di vista. Vede messo male. Considerato che non ha concentrazione, per il resto. Quindi estrae la bacchetta. È forte per quello. E però a livelli alti, secondo me,
No, non scala benissimo. 11 danni. Danni. E gli, cioè, vedete che estrae la bacchetta, gli punta la bacchetta e partono 3 dardi incantati. E sono 11 danni a quello Yeti lì, che è il numero 3. Dai, che devono morire. Sì, muore. Perché crolla. Bam, 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 bam. Era messo male. Ok. Allora, direi che il suo lavoro lo sta facendo comunque, Velin. Allora, Adric, tocca a te. Allora, facciamo una cosa di questo genere. Visto che non so se è messo veramente in modo che lo possa finire, io nel dubbio. È messo male. Faccio una cosa di questo tipo, allora. Bonus action. Mm-hmm. Mi sparerei uno Searing Smite. Va via il muro. Non c'è nessun problema. Nessun problema, però va via il muro perché è, è a concentrazione. Sì, sì, ma infatti era innegabile. Intanto il muro il suo effetto ormai l'ha fatto. E attacco colui che ho di fronte. Vedi che mi passo la mano sulla mia arma per dargli tipo un'infusione. Vedete, appaiono diverse rune incandescenti sul... Beh, direi più sul martello, sul... quindi sul... Sì. Sulla mazza. E ora? Vediamo se apprezzerai questo! Vai! Colpo. Vediamo. E te, beh, giustamente... Attenzione! Pana. Vi ricordo che avete ancora un... Questa è miss, se volete avete ancora un vantaggio. Gli do un'inspiration. Vai, ritira. Ricordiamoci la 3/4 d'ora di preparazione per poi fare il giro. Preso. Cosa? Ho castato una spell, una. Ma in ogni caso non sarebbe sprecata anche col miss quella spell, eh. Okay, ok, preso. Tiro i danni. Prima i danni normali. 12 danni. E un D6 da fuoco se... Teoricamente ho colpito, giusto lì mi deve fare, aspetta, me la leggo perché è tipo uno smite, no? Quindi teoricamente... Sono altri danni da fuoco che aggiungi. Esatto, è da fuoco, era quella la cosa importante. Dove cazzo l'ho messo? Scusa, dammi solo un minuto. Dammi solo un minuto. Non lo trovo più. Ah, ho chiuso, aspetta, ecco. Smite, eccolo qua. Ah, devi farmi un tiro Ah no, ok, perfetto. Ne dà subito un extra di 6, perché avevo letto la storia vai. Del... Vai, 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 tira. 6. Benissimo. Questo è un da fuoco. Morto. Quindi gli effetti secondari è morte. L'effetto... Bene, quello che mi... Boh, perfetto, ma quello che mi portava era proprio farlo fuori, quindi... È per quello che ho detto, meglio danni in più che in meno. Morto. Eventualmente avrebbe dovuto fare... No. Tiri bruciando. Muore. Ok, approfitto di tutto il mio movimento per cercare di avvicinarmi agli altri. Quindi sono in combat, direi tutto quello possibile. 15, tu quanto hai di movimento? 25. Posso muovermi completo perché ho 10. Ok, più 10 qui. Qua. Arrivi qua. Al limite potrò tirare spell da lontano. Arrivi se qua. Se ci sarà bisogno. Ok, tocca agli Yeti. Allora, lo Yeti... La coppia. La coppia di Yeti. Allora, quello che è davanti a Kapanuk... sguardo su Merrick. Tiro salvezza su Costituzione. Tra Merrick e marito non mettere... Ah no, tra Yeti e marito non mettere lì. Costituzione. Sì. Oh! Aia! Ho fatto 14 e poi è girata. Ti becchi... 10 danni. Dica. E paralizzato. Aia, questo non ci vuole. E devo fare il tiro Costituzione. E devi fare il tiro su Costituzione per vedere se sei ancora... Ok, sei ancora scimmia. Detto questo, due attacchi con vantaggio a Kapanuk.
Paralizzato dura per un turno. Dura fino a che non ti salvi. Quindi ma se quando mi salvo faccio automatico. Cioè, se io mi salvo posso fare l'azione. No, perché la fai alla fine del turno. Perché se ti attaccano gli Yeti è critta, no? Allora, no, il... Ok, fa due attacchi, lo colpisce normale con tutti e due. Allora, il primo gli fa 5... Scusa, sono stato paralizzato. Allora, no, aspetta, sì. 4 danni. Quindi è di fatto come se fosse... Come se fosse incapacitato. È incapacitato, però c'è anche qualcos'altro, mi sembra. Aspetta, nel suo caso, appendici. Ah, no. E il secondo attacco. Ok, incapacitato non può prendere azione o reazione, quindi, va bene. Però paralizzato, non può parlare e muovere. Fallisce, tiri salvezza su destrezza. Su destrezza. Altri tre, tre danni. Vedete che è molto poco efficace. Kapanuk però comunque sta pigliando schiaffoni. Yeti 4. Gli attacchi a corpo a corpo sono critici contro di lui. Sguardo su Kapanuk. Che colpiscono, quindi attenzione, bisogna fare qualcosa per salvare. Kapanuk si era già salvato, quindi non, ma lui non lo sapeva. Kapanuk è immune allo sguardo. E su Merrick invece due attacchi con vantaggio. Prende col primo. Prego. E critta col secondo. Tiriamo. Sono due critici entrambi. Sono, sono già critici, Flavio. No, il primo non era critico. Anche critico, perché è a terra paralizzato. È la condizione, ho appena guardato. Ah, è paralizzato per critico. Forza. Allora, 23 il primo. E fammi subito il tiro di costituzione, che è 11 a questo giro. Oh, dai. Ah, sì, ok. E ora buonanotte a me che devo ritirare questo cazzo di danno qua. Come cazzo lo ritiro? Fai 2 di 6 più... Fai 4 di 6 più 4. 4 di 6 più 4. Passato. Più 4, quindi 14. Quindi altri 14 danni. Segna. Quindi 37 totale. E un altro tiro salvezza, questa volta 10. Ok, sempre scimmione 6. Ok, nuovo round. Merrick. Sono 78 punti ferita. Ottimo, ma segnali, non te li vedo segnati. Aspetta un attimo perché non li vedo. Adesso sì, adesso sì. Fammi il tiro salvezza su costituzione. Che sei paralizzato. Per il... Paralyze, perché sei paralizzato. Passalo. Non lo passi. Ancora paralizzato. Dio. Kapanuk. Che palle. Kapanuk inizia a essere messo. Flavio. Io gli urlo a Kapanuk. Okay. Quindi lui interpreta questa cosa. Ma dove cazzo si sposta? Allora lui proverà con vantaggio a fare i suoi due attacchi. Critta. E critta. E sono 16 danni col primo. Quanto gli manca lo Yeti 4? No, ancora non gli manca. Allora e invece sì, muore con questo attacco. Giusto? 49 fa 55. 55, 65. Sì, sì, muore con questo attacco. Quindi ne approfitta vedendoti, fa op, op, si sposta di lato e tira il secondo attacco all'altro. Bam, e dov'è? Dov'è Kapanuk? Un altro critico!
cazzo, è incazzato proprio. Aveva fatto 1,20 con questo attacco. 22 danni. Allora, però questo non era messo malissimo, Tanta sì, salute non è di sicuro. Sì. E adesso inizia a essere messo male. Ok. Bremen. Posso andare con la tempesta io? Allora. Sì, e ci arrivi anche a fare la carica, Puoi fare tempesta e poi carica. Vado di tempesta. Tiro salvezza. No, è tiro salvezza su destrezza. Su destrezza. 14 non si salva perché è 15 la tua. E 15. E comunque sarebbe salvezza di mezza, quella lì. 9 danni. Mamma mia. E adesso più 7 per colpire, giusto? E non lo colpisco. No. Però hai il secondo, attacco. Le zoccolate. Vai di zoccolo. Preso. Che sono... Però è brutto, se io ti dico vai e uso il verbo, che vai zoccola. 2 di 4 era, se non sbaglio, porco cane l'ho chiuso. Te lo dico perché me lo sono salvato apposta. Eccolo qua. È 2 di 4 più 4. Altri 9 danni. Avrei potuto ucciderlo. Ed è morto lo stesso, comunque. Oh. Sì, per un punto overkill. Allora. Ne ha presi una mazzolata. Sì, ne han presi un botto. Boni, fermi che non usciamo dal combat. Perché ne arrivano altri? No, perché adesso è un survival tra di noi. No. Allora, diventiamo tre di noi diventano infetti. Beh, innanzitutto fammi un tiro di. Allora, no, facciamo le robe. Chi deve fare un tiro? Facciamo le robe fatte per bene. Bremen, hai finito il turno. Quanto dura il cazzo di con Lightning? 10 minuti, mi pare. Con Lightning ce l'ho qua sotto. 10 minuti. Ok, Kane, dimmi se vuoi fare qualcosa. La mia dura un'ora, e non me la tolgo. Ok. Voglio controllare se in zona ci sono tracce che potrebbero essere diverse rispetto a quelle di uno ieri. Perception. Continua a fare dei tiri di merda. Allora, non tu. Allora, no. Però stai sentendo un... Sono passi? No, come dei rumori tonfi. Proviene da dove? Col tiro che hai fatto, non te lo dico. Allora, fa anche Velin, fa un check. Allora. Non è finita! Preparatevi! Vuol dire non è finita! C'è qualcos'altro! Lo so, l'ho percepito anch'io. Adric. Bene. Chiedili da dove? Che cazzo ne so. Faccio solo anch'io. Mentre tira Adric, ti faccio una domanda. I tonfi che ho sentito. Però potrebbero essere più pesanti di quelli creati da un possibile Yeti? Diresti di sì. Io faccio una cosa di questo tipo, però mi tiro una guida, ineggiando Morden, dicendo dammi una luce in più per vedere in questa oscurità. E faccio una percezione
se mi consenti. Ma io mi sono deparalizzato. No, siamo proprio in turni queste cose qua. Siamo okay, proprio in turni. Sono ancora lì come un mono. Quindi ti faccio una perception. Ma mi sa che è arrivato il momento di tirare fuori Giorgetto. Con questa strana sensazione. Probabile. Nada. Ok, ti tiro di 4, non serve un cazzo, niente. Beh, se vuoi tira. Penso sia manipolante vederlo. Allora, senti anche tu, c'è un tonfo sordo. Sì, sento rumore, ma non si riesce a capire. Non so che cacchio è successo, mi sono uscito dalle liste di errori, vabbè. Allora, quello che sentite è... qualcosa che si è rotto. E poi sentite un... Questi erano i piccoli, adesso arriva il papà e la mamma. No, sfidati, dico... Ah, questa era la cucciolata. Erano quelli che erano dentro il nido. Allora... Sfidati, dico, non promette niente di buono. Papà! Ok, fa... Allora, nuovo round... Io so cosa succede. Merrick, innanzitutto mi fa il tiro. Ci passa la voglia di ridere. Capanook non è messo benissimo, eh? Io bisogna curare. Salvato, quindi... Madonna, c'era l'uno anche. Esatto, l'ho visto lì. Capanook non è messo al meglio. Però ma inizia... sono stato curato io? No, ho curato un cazzo di nessuno, è stato curato. Capanook... Ah, perché avevo preso 7 danni, non so perché non ce l'avevo più. Te 7 danni, 36 se ne hai presi Capanook, che cazzo vuoi? Vabbè, io parlo per me, scusami. Allora... Spoiler, se muore Capanook, la campagna non è finita. Ah, quello è vero. Capanook si ritira un po' in mezzo. E vedete che Asha impugnata si prepara. Ciao Asha. Bremen, dove ti vuoi piazzare? Da dov'è che sento, riesco a percepire, da dove... Devi farmi voi un come siete messi? Perception. Ferite? Beh, vedo che Bremer è quasi pieno, Wand. Io quasi pieno pure io, 7 di 45. Ok, quindi non spreco niente al momento. Io ne ho 78, però... Tu dovresti così non mi rompi le palle proprio, perché non vado a sprecare spell per tirare su una scimmia che ha il doppio di un GS10 di punti ferita quasi. Ma no, è perché devo menare, quindi vado in prima. Ah sì, mena, non mi interessa niente. Ma curami! Ma non cura una tua forma che... Cioè, Madonna, alla fine... ti brucio casa se non lo fai. Bremen, da questa parte... Non ce la farò, ma è curarti appieno te, ma ti rendi conto di quanti punti ferita hai? Mi tocca spiegare 4 slot per curarti. Impegnati. Ti sta scimmiottando. Vai. Cioè, scusa, la sposto la testa. Sì, infatti, mi sta scimmiottando. È sempre su di te, è sempre sopra di te, cioè tanto... Cosa? La tempesta è sempre sopra di te. Sì. Esatto, la sei sposto. Un chierico della cura qua. Sì, è per 100 feet sopra di te, la mia religione cura. Cioè, la tempesta. Le bestie intelligente, non le scimmie. È per 100 feet sopra di te, è tutta scimmia. Qua sopra. E perciò faccio scaricare. Leccati il culo come tutte le scimmie. Sì, però non vedi il bersaglio, Vabbè, alzo la mano okay. Col maestro. Master, tirami un dado da 20. Bella, così stanno facendo due discorsi completamente sì, diversi. Un discorso da Mona. Fammi finire il gioco, però, che qua mi fa domande sul gioco. Vai, Bremen. Nostro era costruttivo. Sì. Fammi un tiro, 20, tirami un dado da 20. O sempre anche col più 7. No, un dado da 20. Questo si chiama dado culo. A metà. Cazzo. Ok. Cade un fulmine. Ok. Kane. E arriva da là, perciò io mi metto qua così però. Dove io alla mia volta? Ok. Dimmi dove si piazza. Ti piazzi qua? Un po' più dietro. Sì, ok, là, vai. Vabbè, perché sennò vi schiacciate. Kane, tocca a te. Ok, io ho visto dove Bremen ha indirizzato... Hai visto la direzione in cui ha scagliato il fulmine? Chiaramente si è sentita la direzione. Ok, allora io guardo verso quella direzione. Nel frattempo tiro fuori Giorgetto. Faccio fare una carezzina sulla testa. Caro Giorgetto, è il momento di utilizzare tutto il nostro serrale. E voglio fare un... come si chiama?
un'azione preparata. Appena vedo qualcosa che ci arrivi addosso, dardo di fuoco. Quindi prepari un'azione. Ok. Velin. Wizard of the Coast, vi insegno a creare... Con Giorgetto tirato fuori. Ah, Giorgetto tirato fuori. Arriviamo subito. Dicevo, cara Wizard of the Coast, vi insegno a fare i personaggi maghi, perché fate delle scelte di spell discutibili. E a te, Giorgetto. Tipo, che cazzo si può lanciare questa qua che ha addosso? Ma scusa, ma quello che aveva lanciato che era scuro, cos'è che era? Cos'è che faceva? Non lo sai. Sei mago? No. Mi hai usato un... Desmago? Che ne so, un tiro di arcana per capire che cos'è? No. E allora... mago da nago. Ammira il mistero della magia. È poi mago forest. Poi un told the dead a casco, capito? Cioè, nel senso... Ne sono sperato un anno, uno per dirla, però. Cos'è sta cosa? Niente, prestidigitazione, ha fatto l'effetto scenico. Esatto. Ha messo in confusione tutti lei, avendo sentito che hai richiamato la roba qua, si ritira qua indietro e tiene anche lei preparato un incantesimo. Adric. Penso che pure Adric preparerà un incantesimo. Vedi tu cosa vuoi fare. Un guiding bolt. Prepari un guiding bolt? Non curi nessuno? Chiedo. Aspetta, non ho ancora finito. Un guiding bolt e lo preparo di terzo. Da master ti dico, prima ti curi, poi prepari. Posso curare come azione bonus, eh? Sì, ma interromperebbe il... Il cast di... La concentrazione sullo spell. Ma non usa concentrazione. Ah, allora ok, va bene, vai. Cosa usi? Allora, facciamo così. Curiamo prima Kapanuk con una... Allora, vediamo qual era lì... Ragazzi, ma avete fatto... mi ricordano, ragazzi, che quando uno è paralizzato solo i melee sono attacchi critici automatici, eh? Sì, infatti. Ok. No, attacchi entro 5 feet, entro quindi 5 melee feet. Forza. Non mi ricordo cosa volevo fare di... Vabbè, senti una cosa, mi preparo quello e buonanotte. Cure niente? Ok. Cure niente perché non ti ricordo. Ok, perfetto. Healing Ward era, cazzo. Healing Ward? Che è bonus action. Sì. Healing Ward? Kapanuk. Su Kapanuk. Di secondo. Tira. Quindi sono 2 di 4 se non vado errato, giusto? Vai. Più il mio livello di... quindi 2 di 4... più 3 teoricamente, 8 quindi dovrebbe essere 8 punti ferita riguadagnati. Non hai saggezza 18? Come scusa? Non hai saggezza 18? Sì, allora 4 sono 9. Di 4 più 4 no? Ah, più 4, scusa, non era proficiency, più 9. 4 mio... scusa, 9, sono dato di proficiency. E questo era uno slot di secondo, adesso preparo un'azione con uno slot di terzo, quindi consumo slot di terzo e ho il guiding bolt. Guiding bolt. Allora. Vedete questa mano che si illumina. Molto bene. Perché? Quello che arriva. Ho visuale di bene. Bam 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 bam. Visto che ho fatto bene lo spostare. Se era grosso quell'altro, questo è più grosso. Questa è una... questa è proprio l'espressione che faccio girandomi verso gli altri. Allora, innanzitutto le azioni preparate. Quindi faccio intanto io Velin che farà il suo bellissimo attacco ranged. Voi non capite la potenza di queste robe che lancia Velin. Dov'è?
Allora, che è questo? Dovrebbe essere un più 6 a colpire. Prende. Riformuliamolo. Io mi dissocio Twitch in tutto ciò. Nel dubbio. Prende, ah, vedete di nuovo quel... Ingroppami, cioè, vedete capito? Quel... Di solito quest'aura oscura che avvolge il l'abominevole uomo delle Yeti. Delle Yeti. Quindi... le altre azioni preparate, prego. Quindi, il... in che ordine volete andare? Iniziativa? Facciamo in ordine di iniziativa, sì. Sì, quindi... Merrick, no. Non avevi preparato azione. Capanook, no, mi sono tirato fuori dalla... Esatto. Dal Bremen, non avevi preparato azione. Kane, tocca a te. Io ho il dardo di fuoco. Vai, attacca. 17. Preso. Ma che tiro, era un 9 all'inizio. 8 danni. 8 danni da fuoco. Allora, poi abbiamo Adric. Okay. Preso. Questi sono i primi. Più altri due, te li cae. Ok, 13 più... più 6, beh, non male. 19. Ok. Si vedrà che mi si illumina questa mano e... E il prossimo attacco ha vantaggio. Nuovo round. Sì. Inizia Merrick. Ma io come... Io ho doppio attacco. Ma doppio tu adesso attacco. Hai... Tu hai vantaggio. Ah, no, non ho doppio attacco. Io ho doppio fist. No, perché la roccia fa più male, però i pugni sono doppi. Boh. Esatto. Perché questo... sennò mi facevo due rocce. Cos'è che dicevi? Teoricamente questo primo attacco dovresti avere vantaggio. Sul primo, il primo che attacca ha vantaggio. Penso che vedi questa creatura che dimmera. No, io gli vado contro e fanculo. Bisogna tirarla giù. E faccio due attacchi. Va bene, il primo con vantaggio. Il primo me lo tiri con vantaggio. Quindi ho tirato uno slot di tazzo, l'ho segnato. Ok, perfetto. Beh. 27, direi che è preso. No. Cioè sembra un incontro fra persone, cioè sembra una discussione in Parlamento, no? Tipo... Così. Allora, scusatemi. Ok, nemico, siamo circondati da bestie, ok? Il secondo è normale. Allora, no. Il secondo è normale. Anche in questo caso mi dissocio. Ma no, è vero, dai. Il secondo è normale? Il secondo è normale. 33. Madonna mia, che male che gli fate. Preso. Altri 20. Cioè, io vi rendete conto? Cioè, ragazzi, io vi metto... questo è un grado di sfida 9. E gli 49 avete... danni al primo attacco. Esatto, 49 danni. Cioè prima che arrivi, no? Dice buongiorno, bam, 49 bam, danni. Bam. No, vabbè, no, io. Così che ha fatto palo. Qua. Sembra veramente il combattimento alla Bud Spencer. Il tipo arriva quello là grosso e dice bam, piano. Allora, altri 23. Che noi siamo. Siamo 4 livello 7 contro 11 9. Infatti, ma guardate che l'economy delle action è quello che... Infatti, secondo me... Adesso, dove lo dirò dopo? Cioè, noi abbiamo 4 azioni contro 1. Sì, però andiamo a... Infatti, consumo. Vedete, io sono tanto... Vedete che è un po' stordito dal cazzottone che si è preso questo qua. Va tipo... Allora... Capanook, non vuole. Allora, Capanook non si vuole esporre troppissimo, anche perché si ricorda l'incornata
del buon druido. E farà, gli spara due giavellotti. Prende col primo e missa col secondo. Ah, ma il fio è giusto. Però sono 10 danni comunque in più. Certo. Io ripeto, ragazzi, guardate che avete fatto l'affarone, con Capanuchino, ogni caso, sì, secondo me. Anche secondo me. Sì, ma si stava. Abbiamo dovuto perdere due sessioni, però. Esatto. Tun la calaca. Allora, Bremen. Cazzo, l'ho visto lì che andava. 15 preso. Ah, ovviamente dovrai fare un po' un giro e poi carichi. Sì, 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 sì. Esatto. Ah, all'ungulato, ripeto, c'ha proprio il sure-footed come tratto, quindi che proprio lui si in montagna si muove senza problemi, quindi sì, queste sono quali siano le condizioni. Ok, più altri 2 di 8. No, più 2 di 8 devi tirare. No, altri 2 di 8 mi devi fare anche. E comunque preso col secondo. Allora, 24 danni. Mamma mia, è messo male. Più altri 9. Rimane messo molto male. Non so se arriva a fare il suo turno. Questo cos'era? La tempesta? Mi perdoni, perché però, perché hai fatto il tiro per colpire? Perché no, fa figo. Ci sta, però no. Allora, tira lui per salvarsi. Non si salva. Tiragli danni. Ma no. Del critico? No, non del critico, devi tirargli i danni. Cioè, il vantaggio della tempesta è che anche se missi, anche se si salva, si becca metà dei danni. Fatti. Però non criti. Altri 11 danni. Manca Kane ancora. È vero. Non vi dico a quanti punti ferita rimanenti è. Non vi dico a quanti punti ferita rimanenti è. Kane. È la mia volta? Sì. Allora. E niente, io. Nel dubbio, Scorching Ray. Io li urlerei contro, basta tirargli cose. No, no, hai vabbè, di paura no, adesso, no, no, no. Spaventalo. Lo vedi, si è preso una quaterna di... Sei sicuro che vuoi continuare o vuoi tornare indietro? Io, nel dubbio, un bello Scorching Ray e al primo lancio il D8. Io proverei la diplomazia per una volta, dai. Cioè, Kane, Salvo, in ogni caso, puoi dirmi il primo che colpisce. Ah, allora, al primo che colpisce spariamo il D8. Cioè, il primo che entra spari il D8, perché non sei obbligato a dichiararlo 13 prima. 13 preso? Non sei obbligato. 13 non è preso. Ok. Non sei obbligato a dichiararlo prima, mi pare. Allora, al primo che colpisce. 22 preso, immagino. Sì. È che se colpisci più bersagli mi devi dire o c'erano delle robe che avevi vulnerabilità e dopo... preso anche 15? Il secondo. Preso anche il secondo. Allora, te li tiro insieme? No, fammi due separati. Ok, allora sono... Anzi, due se di volete sei... adesso ve lo posso dichiarare. Dimmi come lo vuoi uccidere. Così lo voglio uccidere. Ba-ba-ba-ba. Allora. Proprio un mo' di pistola. Allora. Arrivo. Vi descrivo un po' meglio la situazione, perché quella che nella testa della Wizard of the Coast doveva essere la battaglia contro il mostrone. Io da master ero conscio che era più difficile lo scontro contro 7 Yeti che contro un abominevole. Anche perché non siamo arrivati neanche. Se li faceva arrivare tutti. No, un po' metà del party, dai. No, ma guardate che è così D&D, più nemici è peggio di uno grosso, eh. Sì, mai fatto. Sì, sempre. Sì. A meno che non sia proprio grosso come era il drago. Sì, a meno che non vi one shot. Cioè, se vi one shot, è peggio il nemico singolo. Se non è, o se fa gli attacchi ad area, per cui tipo soffio di drago che ammazza tutti ma e quattro. Il problema è l'inconsistenza. Cioè, è forte magari nell'attacco e quindi potrebbe ucciderti il party in un colpo solo, ma
è scarso nel momento in cui no, praticamente è almeno, lì. Cioè devi metterli per forza con le legendary action, se no non ha... Oppure come dici tu, magari lo depotenzi meno per non ammazzarti, parti subito, però lo affianchi con dei minion, perché allora... Sì, però questo arrivava dopo il combat con i minion, quindi sì. Ci stava. Considerare che comunque la Wizard non ha messo in conto che noi ci portavamo Kavanuk. Che è un giocatore in più. Però ci Velin sta... Velin sicuro. Velin però era essere... sicuro. Sì, Kavanuk però era... Vedere... Velin era calcolata per forza. Ma non mi turba questo, che era la scena che volevo descrivere, che è che vedete... Boom, boom, boom. E poi se arrivo e si fende. Bam! Cioè, anzi, doppio pugno. Bam! Così fa. Ah, com'è umano lei. E poi si gira. Cioè, l'avete finito così, cioè lui voleva venire lì a parlamentare con voi, si è beccato. Voleva girare a briscola. A briscola si è. Che poi dall'immagine arriva con le mani tipo così, no? Compilation di schiaffi che ha detto porca troia, questa neanche fosse la nuova hit sudamericana dell'estate, no? Cioè proprio se l'è presa così, un Despacito nella faccia si è preso così a ripetizione. Ok. Ragazzi, vedi, finalmente lo posso dire. Più sono grossi più fanno rumore quando cadono. Bene. E mi piego in due. E quindi il formidabile... vabbè, anche se non saprete mai il suo nome, Korgat. Anche se non saprete mai il suo nome, il formidabile Korgat cade sotto i colpi dei nostri eroi. Il formidabile Korgat. Formidabile... Formidabile c'è solo... Korgra. Il formidabile c'ha avuto solo l'inutilità della sua presenza. Formicabile, quasi. Il fornicabile Korgra. Ah, cazzo, ha fatto 7 yeti, se non è formicabile lui. Esatto, cioè, dice, qual è la tua competenza, adesso, ho un buon punteggio di intrattenere. So animalo. A volte combattevo, mo le femmine sono tutte mie. Finché non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Esatto. Allora, ragazzi, bene, cala di nuovo il silenzio. Ditemi che cosa fate. Direi che forse è l'ora di riposarci. Io voglio continuare finché ma siamo appunto a capo. Il temporale sta a scaricare fulmini a cazzo da tutte le parti. Ok, allora. No, le dichiarazioni io sono dichiarazioni. Allora, attenzione, mi piace. Io una cosa voglio fare, infilarmi in una delle grotte che ora presumo che siano vuote. Ok, però prima che ti infili, cioè l'invasato che come quasi fosse una pesca alle trote nel nord, no? Dice la pesca, come si fa le pesca al nord? Scaricando fulmini e bombe nei laghi. Perché il passo li tira anche a noi. Però, allora, scusatemi un attimo. No, non esiste dichiarazioni. Le robe sceniche. Poi comunque c'era un'altra roba che volevo utilizzare. Ragazzi, mi sembra che ho fatto una cazzata. No, è che sentite a un certo punto un... Non mi viene bene. Rock. Ok, da sopra di voi un... Siamo tutti lo sguardo, naturalmente, se lo sentiamo da sopra. Quello che vedete è... Sì, guardo anch'io. Ok, quello che vedete... Bianco, però. Ok. Completamente bianco. Sì, vedete che proprio parte dalla... Decolla dalla cima di Grimskull. Che cosa fate? Corro dietro la prima roccia oppure mi fio... Ma noi siamo... Io mi fiondo dentro una delle... Esatto. Okay. Ci cerchiamo di togliere dalla visuale, mi sembra la cosa migliore. Esatto. No, aspetta. Wait. È la nostra occasione per vedere se sopra c'è Auril.
Sì, ho capito, però non vorrei stare proprio lì sul sfondo bianco a guardare su così. Oh! Aspetta, ridescrivi la scena, Flavio, scusami. Allora, la scena che vedete, sentite questo urlo, questo gracchiare, sì. Okay. Questo verso animalesco, e sopra di voi vedete questa figura che fa... Vedete, è come fai conto, dal tetto vedi spuntare le ali da quanto escono da fuori dal tetto, dopodiché spicca il volo, cioè proprio si solleva... Quello che ti devo dire, quindi, io mi appiattisco verso la prima roccia e dopo guardo. Era sul tetto, quindi? Era sul tetto. I Grim Skull. Io non riesco, lo so che molto probabilmente sarà completamente inutile, però il mio personaggio ci proverebbe lo stesso. Mm-hmm. Prima che lui spicchi il volo a castare la ragnatela. No, cioè, siete a distanze centinaia di metri. Ah, ok. Solo che è come dire, lo vedi un turbo elefante anche a centinaia di metri che si alza, ok? Okay. È fuori portata da dove se vi trovate. Dentro le grotte, cioè, per dire, non è istantaneo nemmeno che arrivi, però lo vedete perché è una roba che fa vroom, e vedete che ne so, voglio dire. Io entro. Vedi un Fatalis decollare sul sì, Merrick deve scappare. Io entro perché sono troppo grosso. No, più un Safigiva che un Fatalis. Questo qua col cazzo è più grosso del Fatalis. Io sono un bel bocconcino, per lui è quello che si pappa di solito con la schiena. Sì, tu potresti essere un buon bocconcino. Lo grido anche a Kapanu, che vabbè, l'altra penso che sia intelligente a sufficienza per capire dove sposi. E andiamo nella grotta, a una grotta. Allora, dalla visuale. Chi va nella grotta, chi non va nella grotta? Chi va nella grotta? Allora io non voglio farlo. Mentre lui ha spiccato il volo, però voglio provare a usare Enhance Ability per avere vantaggio alle proprie percezioni, perché voglio capire dove sta andando. Ok, Enhance Ability. Quindi, volevo capire, alzi la mano. Adric si appiattisce su una roccia lì, in modo tale che, tanto sono un nano, quindi bene o male, penso che... Ok. Bremen nel buco, Merrick. Io entro. Però devi toglierti la forma di bestia per entrare. Beh, no, in realtà no. Sei grande come erano grandi loro, quindi in realtà ci stai comunque. Ce la fai comunque, quindi entri comunque anche tu. Velin e Kapanuk si rifugiano anche loro. Allora, Kane, tiro con vantaggio su. Perception. Ecco, io riesco a vederla. No, al momento chi è nel buco? Ah, anche tu, Bremen. Però forse tutti Bremen, mi sa che tu ti devi ritrasformare, uno dei due, per devi ritornare umano, perché due grossi più tutti quanti, cioè è un Tetris di pelo. Dai, mi ritrasformo. Anche perché avevo... Ok, ti sembra che stia puntando nella vostra direzione, Kane. Sta venendo verso di noi. Mm-hmm. Allora, una creatura umanoide simile al freddo, che sta in mezzo al freddo. Una creatura umanoide che sta in mezzo al freddo. Adric, mi fai un tiro stealth con vantaggio questa volta. Che stavolta il tuo mantello elfico funziona proprio. Ok. Anzi, facciamo così. Voi loro sono tutti nascosti barra dentro la grotta, giusto? Sì. Ok, io sto fuori, aspetto che venga. Forte. Ok. Ti nascondi, non ti nascondi, Kane? No, io no, aspetto che venga. Se c'ho l'impressione che mi arrivi addosso. Ok. Allora. Bene, allora vedete che il grosso volatile arriva nella vostra direzione. Cosa c'è l'umano? Un alloide piccolo sulle nevi? Cosa cazzo c'è? Non ho capito. Conosciamo qualcuno noi? No, cazzo. Allora, aspettate che mi devo ricordare. Allora, innanzitutto vedete che gira cucciolo di sopra di voi, incuriosito dalla nube strana che c'è sopra di voi. Ah, okay. E perciò qualche fulmine lo colpirà. No, sta sopra.
tieni conto. È sopra le nuvole? Sì. Tieni conto che la tua nuvola è alta, non è infinita. È come hai una nuvola sopra di te, ma è una nuvola di fantozzi quella che quella hai. Quella di fantozzi. Adesso non mi ricordo quant'è, ma sono 60 o 100 metri sopra di te. La... 120 feet, 60 feet di raggio. Te lo dico perché è proprio una... crei una nuvola di fantozzi sopra di te graficamente. Cioè serve un minimo tra te e la nuvola, per cui non lo puoi fare al chiuso, sostanzialmente. Certo. Però non è una nuvola a 10 km d'altezza. Okay? Ok? È una nuvola di fantozzi, una nuvola bassa. Aspettate che mi ero chiuso la scheda. Ok. Ah, tra l'altro, vabbè, dovevo, vabbè, tanto più di così non posso tirare, avevo anche vantaggio su questi. Allora. Vedete che si muove... un po' con circospezione. Allora, puoi fargli un attacco, salisti. Puoi fargli un attacco. Io? Mm-hmm. Allora, no, io... non tu, anche tu se vuoi, ma dici, o anche Bremen, perché era Bremen che stava dicendo che voleva scagliargli fulmini quando arrivava. Posso farlo anche io l'attacco? No, sei dentro nel buco. Uffa. Ok, dardo di fuoco. Ok. Fai tiro per colpire. E io ordino anche a Giorgetto. Ok, preso. Quindi 17, poi ti tiro anche Giorgetto. 17, tirami anche Giorgetto. 14 preso? No. Quindi no, Giorgetto missa. Salvezza destrezza. Tiro salvezza su destrezza. Chi? Io? No, lui. 20. Quindi mi sa che... Di mezza però. Vai. Altri 5 danni. Guarda che sto facendo tiri bruttissimi, perché... Sì. Non so se hai notato la mia stealth. Allora. Hai droppato un 5, dai. Sì. Un vantaggio, ripeto. Quello che vedete è che cala, perché l'ho riuscito a colpire, perché dopo aver spiato un attimino, cala fra di voi, cioè cala vicino a voi, si butta a terra, con una zampa afferra il cadavere dell'abominevole Yeti, molla... Gira, cioè avete presente come fanno gli uccelli ogni tanto, quei movimenti improvvisi della testa? Butta uno sguardo su Adric e uno sguardo su Kane, dopodiché rispicca il volo e risale. In quel momento che sta a terra, esatto. che ha preso lo Yeti. Riusciamo a dargli un'occhiata per vedere se c'è su qualcuno a bordo? Esatto. No, ok, questo ve lo do senza neanche tirare. Non ha nessuno a bordo al momento. Ok, io tiro un sospiro tipo di sollievo. E l'altra cosa che notate, che allora, lo notate questa cosa qua, perché non la vedete... fatemi un perception, cortesemente. I due che sono rimasti fuori, eh. I due rimasti fuori. Io con vantaggio per le nostre sì. Adric e Kane con vantaggio. Lo vuoi in torre? No, potete tirarlo anche libero, tanto vi dico se avete visto le robe oppure no. Attenzione. Attenzione, comunque. Sì. Kane lo intravedi... Adric poi lo vedi distintamente questa cosa qua, perché a terra fra i bastioni del castello, e fra due bastioni del castello, a un certo punto tu vedi un qualcosa che svolazza, tipo un ragdoll, tipo una marionetta,
solo che dalla distanza notate che deve essere grossa la marionetta e all'improvviso okay. Il becco che lo prende e, poi sale pappato. Ah, lo fa mangiare, che caruccio. Potevamo dargli gli altri anche. Ok. C'è solo il rumore che l'ha tirato. Beh, avete fatto un casino dell'ostrica, eh? Cioè, non volevo no, dire, dico perché eh. Se ci vede così bene dall'assù, io caro, perché ci tiene la posta. Ma più che altro ci ha visto e ci ha ignorato. Beh, ha fatto le sue valutazioni. Ha scelto la preda più grossa, probabilmente. Ha fatto le sue valutazioni. Sì. Cioè, comunque, è arrivato, si è preso schiaffoni. Siamo meno appetitosi di uno yeti morto, ovviamente. E ha preso e se n'è andato. Siamo stati fortunati. Ragazzi, cosa volete fare? Allora, io direi di controllare bene un po' le grotte. Ok. Anche perché dovremmo dormirci, secondo me. Sì, adesso... Allora, sì, io faccio perception per cercare nella grotta. Per vedere se c'è qualche apertura. Guardo principalmente se c'è qualche apertura che va verso l'interno. Ok. Allora, guardate. Potremmo dividerci in due, guardarne un po'. Ne esplorate alcune, perché nella prima che guardate non c'è essenzialmente un buco. Non trovate passaggi. Sembrano, cioè, sono grotte usate dalle bestie per ripararsi dall'aria. A quanto appare. C'è nulla di interessante. Trovate ossa di tipo alci o... Però vuol dire che non abbiamo solo artigli di trichechi o artigli di cioè, denti di trichechi nelle cave. Se siamo fortunati abbiamo bonificato l'area, penso. Suggerisco comunque di fare turni di guardia come... Sì, al momento non riposo. Potete fare quello breve sicuro. Quello breve sicuro. Riposo lungo ancora non ve lo fa fare perché ragazzi sono le 4 del pomeriggio. 4 allora, mezza. Dobbiamo fare. Si può fare il pisolino, si può fare il ponsino pomeridiano. Cioè, è più che altro per far riprendere il Capanook, proprio perché noi altri fondamentalmente. Capanook può se fate un riposo breve, può certamente mettersi ma a riposare. Se io faccio un riposo e anch'io breve, anch'io mi piglierei. Quant'è che dura il riposo breve? Un'ora. Mi piglierei un dado vita. Deve durare almeno un'ora. Io un paio di dadi vita me li prenderei, a dire la verità. Un riposo breve non recupero la forma animale. Tu recuperi certo. La forma animale, certo. Io recupero 2 dadi vita, che schifo non mi fanno. Allora, tiriamo un po' di dadi vita per Capanook. Allora, io faccio un dado vita. Allora, io perdo la forma animale, quindi. Ok. Perché è passata l'ora. Ci stiamo lì. Però mi tiro. Allora, dado. Facciamo i primi... Allora, sono 15 ed è... No, basta. Perché mi scrive 2 di 8? Ok, 2 di 8 più 3, io ne ho presi 2. 12, allora... Vediamo... Capanook... Oh, Capanook, solo 3 dadi vita e si è curato tutto. Perché me l'ha tirato via uno solo, nonostante ne abbia tirati 2? Beh, io ne tiro... Io ho preso 7 HP, tiro un... Aspetta, tiro un... col medical, stai tranquillo. Ma l'aveva già usato. No, il medical lo usano in combattimento laddove ci fosse necessario. No, non posso curarti mentre combatti. Beh, no, appena finito il combat, sì, però. Cioè, puoi usare la borsa guaritore in combattimento? No. Sì, che lo puoi usare. Sì. Un'azione, però ti costa un'azione. Yeppa. Ah, mentre sto combattendo? Una action. Però ti costa un'azione. Che è inutile che mi usi la borsa adesso, quindi mi posso recuperare quei dadi vita. No, tendenzialmente i dadi vita finché li avete conviene usarli, punto. Ne ho 7, ho perso solo 7 HP, cioè nel senso... Non so perché ho fatto, probabilmente è stato un errore mio, ho fatto 2 dadi vita, però me ne ha scalato uno solo. Perché ho fatto il tasto destro. Boh, ne uso un altro, tanto ce n'ho proprio da buttare. Eric è pieno. No, mi mancano 3 punti ferita, niente, quindi.
Io sono a posto. Sì, non è una roba da cui sprecargli oggetti e roba. No, infatti. Ok, quindi... Perché li abbiamo, cazzo, ci dà di vita. No? Riemergete dal buco, diciamo. Cosa fate? Sono circa le 6 di sera, diciamo, da quando... È arrivato il momento di avvicinarci verso il castello. Ma quindi l'unico ingresso è quello principale? È quello in alto, dove esce il rock. Però siamo tanti, salire col solito sistema mi sembra... volendo l'abbiamo già fatto una volta, però purtroppo io ho bisogno di un riposo lungo per usare l'evite, perché non ce l'ho preparato. E poter... E poter... Posso far rinascere... Esplorare... Cioè invece di bloccare, far entrare le... diciamo... l'erba, le radici per arrampicarsi. Sì, però la stessa lunghezza in altezza, cioè potresti fare, quindi... Tradotto no, cioè tradotto sì, ma arriveresti tipo al secondo piano di un oltre di una casa. Quella stupida creatura che avevamo visto all'inizio, cos'era un? Quale? Allo spiritello. Che fine ha fatto quello a proposito? Ah, lo vedete ancora in giro, era... No, si è un po' riparato quando è arrivato il rock. Sono le 6 di sera, le 6 del pomeriggio. Io lo chiamo lì, se lo vedo. Ospitale l'isola, vero? Già, è ricca di sorprese, abbiamo visto. Ma vero che noi abbiamo il Mephit, come si chiama, della neve? Pingu. Ma come vedi siamo pronti. Degli acci. Senti un po', che sai sopo. Tante cose. Mm-hmm. E vedo che hai anche la lingua abbastanza lunga. Da dove si entra qui? E non dirmi allora. Dalla porta. Allora. Io finché lui fa questa cosa qua, io con la lanterna magica cerco se trovo di chewing-gum. Chewing-gum? 30 feet la lanterna, vero? Io mi tengo molto attento. Cioè il range della lanterna, non mi ricordo. La percezione della lanterna, non mi ricordo quanto è. Allora, aspetta, Sopo. Aspetta, ci ho pensato. Scusa. Perché ci facciamo vedere questa lanterna se stiamo arrivando. Sopo dice: potete volare come Sopo. Oh, non potete volare come Sopo. Allora dovete prendere i gradini. Tanti gradini. Al lato sotto sono i gradini. Sì, salite, entrate. Fate divertire Sopo. Basta bussare per aprire, ma per farsi aprire. Quanto? Come testimoni di Moradin. Senti, volevamo parlare. Esatto, quello posso fare. Senti un po', Sopo. Non ci sono veramente altri feritoi e buchi passaggi, dai. Ha parlato di gradini al lato sud, non c'è la porta. Allora, aspettate un attimo che me lo devo ricordare. Faremo divertire. Sai che trambusto che conveniamo. Però io sono senza slot di secondo. Io sono dice... slot di primo. No, finestre. No. Però si può entrare da sopra. Oh, che peccato, non avete ali come Sopo. Praticamente non c'è neanche la... No, non c'è proprio l'ingresso. Cioè, non esiste una porta. Sì, c'è una porta. Sì, ma c'è la scalinata che porta. Cioè... Ah, ma la porta è al piano terra. Sì, 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 quindi bisogna farsi tutto castello. Sì, o l'equivalente è di picozza, ma fare la salita della vita, cioè dovete arrampicarvi in mezzo a costoni di ghiaccio, Non è infattibile, non è infattibile, è bella difficile la salita, Cioè dovete immaginare di scalare guglie di ghiaccio. Praticamente dobbiamo improvvisarci Spider-Man. Vabbè. No, raga, andiamo cauti. A costo di fare più piani, ma andiamo cauti.
Se io mi trasformo in Awakened White Moose, mm-hmm, e uno alla volta vado su e giù, posso? Allora, portarli? Non sul castello. Cioè, fino alla base del castello, no problema, da qualunque lato del castello tu voglia arrivare. Cioè, non mi faccio neanche tirare per scalare, cioè in quel caso lì. Ti arrampichi e li porti su. Ma va bene, ma non è Spider Goose, ok? Cioè, hai... Spider Goose. Spider Goose. Ok? Cioè, non vai su una parete verticale di ghiaccio, quello no. E se mi trasformo in un ragno? È tornata la modalità ragno. Io finirei la sessione qua e lascerei proprio questo così, un hangout per cliffhanger per la prossima. Ragno, puoi arrampicarti su senza nessun problema. Un bel ragno gigante, ragazzi. Sì, ricordati che devi morire. No, ma ricordatevi cosa c'è sopra. Classico ragno dell'Artico. Non consumiamo abilità, slot, eccetera, eccetera. Lo so, è a costo di fare molti più piani, ma io direi di andare con calma. Tra l'altro, un gruppo di Duergar, questi. Qua stiamo parlando di un rock con una presunta dea là dentro. Cioè. Però io devo. Ragazzi, qual è il vostro scopo qua dentro? Prendere il codicillo. Quindi io quasi quasi starei qua a aspettare che se ne vada fuori dalle balle Aurin, esatto, e poi entrare. Così evitiamo di incorrere nelle due problematiche che appena ha nominato Kane. Poi magari c'è altra rogna dentro, però almeno quei due non ci sono. Per un po'. Però secondo me è la roba più no, forse faremo casino da vicino. Perché stavo pensando di accamparci alla prossimità, proprio sotto il castello, e attendere lì sotto che Auril vada via. Perché se ci accampiamo se aspettiamo nelle grotte, il tempo di avvicinarci oltre al rumore potrebbero vederci in volo. Invece se siamo c'è una sotto... parte scoperta, cioè dai battimenti potrebbero vedervi, cercheremo di piazzarci sotto la parte non scoperta. No, e quando vi avvicinate, cioè quando sei sotto è meno un problema, ti puoi accampare, in qualche modo è più protetto, ma è nella scalinata mentre sali il casino. No, io stavo dicendo, arriviamo alla fortezza prima che si faccia mezzanotte. Ho capito, arrivare alla fortezza non è un cammino libero, cioè sei sotto libero a un certo, cioè prima o poi. Ok, io questo dicevo, e poi attendiamo sotto la fortezza che infatti è alla base, è la base come cosa è fattibile, non è che ci possibile che vi faccia tirare durante il camminamento a salire, Ah beh, se c'è qualcos'altro all'interno, poi questo non lo so. No, è che il mio obiettivo era togliere il rock. Il rock, se gira la testa e voi state salendo la montagna, toc. Se state salendo la scalinata, la scalinata è proprio la base. Dal castello è evidente che la scalinata è visibile. Okay. Allora possiamo. Tanto sono scalini ad altezza gigante, giusto? Sì, sì. Quindi potremmo accamparci sotto gli scalini? Sì. Volendo stringere, non vi sto dicendo di no, però vi sto dicendo che se mi fate l'arrampicata delle scalinate... Domanda da un milione di dollari. La possibilità c'è. La visibilità, ora come ora, è sia che siano le 4 del pomeriggio che mezzanotte, secondo me. La visibilità, giusto, è uguale. Quindi non cambia un cazzo se ci muoviamo ora o dopo. Cioè non avremo l'oscurità a favorirci, perché è oscuro comunque. Ha detto una roba diversa Merrick, però. Merrick, ho capito, perché vuole aspettare l'ultimo in modo tale che Auril vada fuori dai coglioni. Però non necessariamente è vero che questo castello sia vuoto, per quello che ne so io. Quindi va fuori dai coglioni Auril, ma magari le pieni di guardie. Sì, però, ok, ma le guardie saranno sicuramente molto meno pericolose di una dea che va giro con... Sì, ma magari la dea si sta riposando. Scusatemi Twitch, quella località con un uccello che vola. Cioè, nel senso... Ho capito, però per quello che ne sappiamo noi potrebbe pure riposarsi. Sì, però fondamentalmente... No, perché noi sappiamo che per mantenere la neve perenne ogni serale deve fare il giro. Quindi non può riposare.
Quando ritorna, però, cosa fa? Deve ricaricare le energie o meno. Ma torna all'alba, però. All'alba noi saremmo usciti. Ho capito, è all'alba fino a quando parte, probabilmente sta riposando. Io presumo. È come quando noi facciamo il long rest. Magari funziona così. Io, da ignorante, chierico, penso, per ricaricare le sue energie, probabilmente dovrà in qualche modo pure dormire. Anche sì, Moradin si prendeva i suoi tempi. Le guardie saranno, se ci sono guardie di qualsiasi genere, sono dentro in ogni modo. Appunto, è quello che affrontare dico, le guardie e basta, piuttosto che le guardie più Auril, più Rock. Questo è il mio pensiero. Quindi tu hai scontato che... Ma no, è che il mio... Allora, se l'obiettivo fosse abbatti Auril, allora è un conto. Ma siccome Auril non deve morire, ma dobbiamo prendere sto cavolo di codice... Non è che non deve morire, è che purtroppo non abbiamo le facoltà per farlo. Ah, mettila così, non deve morire adesso. Cioè, okay. Il nostro obiettivo non è ucciderla, è prendere il codicillo. Il codicillo. Poi uccidiamola in un altro momento, va benissimo. Sì, certo. Mi piace ammazzare le divinità. Io stavo solo suggerendo che, visto che dobbiamo entrare nella fortezza, ma dobbiamo aspettare, come diceva Mirko prima, che Auril esca, almeno ci avviciniamo alla scalinata, che ci sarà poi meno tragitto da fare dopo. Allora, secondo me va bene. Ragazzi, però non vorrei andare a fare, cioè, voglio la macro, non il micro, perché poi il micro lo vedremo a settembre. Però la macro volevo capire questa cosa qua, perché se saliamo lo stare sotto all'inizio della scalinata, direi che è ragionevole che vi potete nascondere. Il problema è che voglio sapere se tentate la traversata sulla scalinata. Allora, voglio capire questo. Il vostro obiettivo è arrivare davanti al portone d'ingresso con possibilmente dentro Auril o... No, io direi di fermarci alla scalinata. Però ti faccio solo una domanda. Uh-huh. Dalla scalinata all'entrata per il sonno della fortezza quanto dista poi? Sarà una ventina di minuti di salita. Una ventina di minuti. 20 minuti dopo che ha spiccato il volo il Rock si possono fare tranquillamente. Considerando che tornerà all'alba, quindi starà almeno 6 ore fuori all'incirca. Anche di più, almeno 8, da quel che avete capito. Cioè un lungo rest, praticamente. Sì. No, ci sta, secondo me. Anche perché, con un po' di fortuna, magari riusciamo a entrare in stealth. Ci avviciniamo. Allora, alla molto bene, ragazzi. Aspettiamo che se ne vada fuori dai piedi. Allora, vado in chiusura, che così adesso mi è un po' più chiaro. Allora, riscendete sul fianco della montagna e, stando schiacciati contro le pareti, vi avvicinate a quelli che sono i gradoni che porteranno al castello di Grimskalle, alla fortezza di Grimskalle. E davanti a voi notate che arrivano le prime luci dell'aurora boreale e quello che vi aspetta sarà la salita alla fortezza. Così vi posso mostrare Grayskull per bene. La vita mostrata. Questa qua, hai ragione. Però almeno fa un po' più scena qua sopra. Sì, è figa, è figa. Siete alla base della scalinata, per me. Tenete conto che qua non si capisce perché sembrano scalini piccoli, sono di dimensioni giganti, queste qua, questi scalini in realtà. Non l'avevano spiegato bene all'artista, secondo me. Ragazzi, cosa dirvi? Innanzitutto ci vediamo poi a settembre. Buone vacanze a chi va in vacanza. Io non so se ogni tanto magari faccio qualche video, ma sarà qualche video su YouTube per le robe che sono uscite, tipo quello di Warfare, di... com'è che si chiama? Oddio. C'ho il lapsus. MCDM. Matthew Colville. Quello, il nuovo manuale che è fatto per la gestione delle battaglie campali. O eventualmente le robe che sono uscite del GDR di Alien, che anche quello lì c'è una roba un po' nuova che mi è arrivata. E per il resto, ragazzi, rilassatevi, sistematevi, preparatevi le vostre campagne e
pronti per settembre, che si torna a ruolare, che vi passa. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Arrivederci. Ciao.